Dai. No! No, abbiamo iniziato già male. Buonasera. Sai che stiamo avendo problemi stasera. Niente. Vabbè. Buonasera. Buonasera a tutti, pubblico. Buonasera. Bentornati in quel di Rodonuvole. Bentornati in Road to Bleach. A sto giro sono riuscito a cambiare il titolo prima dell'inizio della live. Buonasera ai nostri ospiti. Alla mia sinistra, intervallato da consorte Angelo, Camilla. Devo presentarmi mio di nuovo? Lato inferiore abbiamo Dennis barra Ronin barra opinionista fallito barra effettivamente non ti ho detto che hai una bella maglietta. E poi Cristiano Paglionico, doppiatore, la maglietta con una maglia di Jojo che non avevo notato, che sto notando adesso, però dai, è comunque. L'ho fatto per guarda, non avevo capito che era un personaggio di Jojo, mi sembrava... Io non l'ho notato ora, però for the lulz, andiamo avanti. Sì, infatti. Ospiti, volete... Non ho purtroppo magliette di Candeggina, quindi devo... Di Jarin è un incubo, però Ronin è il gufo sulla spalliera, tu non te ne liberi mai, è sempre lì con te, anche quando non lo vuoi. Dennis è ovunque perché il suo nuovo aggiornamento, a causa di Marco, lo porta ad essere... Comunque sto vedendo questo è bullismo informatico, signor Twitch, prenda nota. Sto vedendo che la nostra nuova musichetta copyright free sta venendo apprezzata e ringrazio Lovax777 come la Dark Polo Gang per il follow. Quindi spero che non sia quello, spero che non sia quella la reference, ma se lo è pazienza, sopravviveremo. Nel frattempo mi sposto, che ho la papera che mi dà fastidio. Siamo tanti di nuovo, perché in realtà la scorsa live di Bleach sono successi casini. La live maledetta da qualsiasi cosa potesse succedere, è successa tutta quella sera, eccetto il ban del canale. Infatti, Angelo, fai una cosa: spostati con Dennis, perché le tavole, se devono coprire qualcuno, meglio che con le nostre brutte facce piuttosto che quelle degli ospiti. Ma così era proprio. Ok, io sto guardando ora. Vabbè, ho capito, ti sposti un po' più di lato. Ma è vero, aspetta che devo mettere il video, no, adesso così sei vedo Dennis le tavole. Padera. Peace was never an option, è solo un meme. Non mi ricordi. Ciao Iato, 5 yen. Ciao. Okay. Bellissimo nome. Ciao. Allora, è uno dei miei, è uno dei miei fedelissimi del venerdì mattina, mi segue anche nelle altre live, è venuto a seguire, grazie. Dennis, se vuoi metterti dietro la paperella, però devi anche metterti un coltello in bocca, tipo il meme. No, nel senso, un coltello. No. Il meme, peace was never an option. Ma hai fatto con una papera? La papera con il coltello in bocca, che c'è scritto sotto peace was never an option. Le papere non cattive. Ma cos'è? Untitled Goose Game, sta roba? Ma è veramente... Giusto per metterti un po' di ansia, Fra, oggi StreamYard mi ha dato problemi e la mia live è saltata 2 volte oggi pomeriggio. Basta, giusto a titolo informativo. Nel caso butto fuori te e basta. Me? L'importante è che non dia problemi mercoledì StreamYard, perché sennò siamo... Io vi avviso, già con Soul Eater sono arrivato a tanto a buttare dal settimo piano il PC. Stasera rischia veramente. Ti prego, Fra. Allora, devi fare il presentatore per bene. Per chi non sapesse di che stiamo parlando, nel frattempo arriva altra gente, buonasera, e volesse saperlo e magari si trovasse su questi siti per caso, che cos'è Road to Bleach, che vedete nel titolo? Fa parte di una serie di live che stiamo portando su Bleach, avanti mese per mese, per arrivare a ottobre a coprire tutti gli eventi del manga e goderci poi l'ultima stagione o macro stagione dell'anime che uscirà appunto a ottobre con tutto l'arco che non è stato ancora quindi sì, esattamente stasera finiamo come del titolo la Soul Society, praticamente andremo dal capitolo 120-121 al sarà 181-182 comunque sostanzialmente quella sessantina di capitoli. Angelo, tu ti ricordi le puntate per i torresi dell'opzione? No, le puntate, se non mi sbaglio, arrivavano alla 63-64, qualcosa di simile. Ok, torresi avvisati, mezzi salvati. Perfetto. Che arriva, ragazzi, scusatemi, allora... io però ora, oggi, stasera, voglio spezzare una lancia in favore di Torresi. Non è colpa sua se è nato così.
non conosci Torresi così a fondo, non giustificare tutto Torresi. Tecnicamente non stai parecchio avanti rispetto a noi, perché tutti noi l'abbiamo letto tutto Bleach, quindi sì. Se vuoi ti posso anche fare gli spoiler brutti. Però... No, non fare spoiler brutti, cioè esatto. che senso c'hanno con Bleach gli spoiler brutti? Ma poi vorrei dire, in realtà lo sanno tutti che Eren dell'Attacco dei Giganti entra all'interno della Soul Society brandendo il deck di Exodia il Proibito, cercando di diventare Shaman King perché crede in sé, nel cuore suo. Che Naruto. Considerando quello che fa a un certo punto un certo personaggio nel manga sarebbe pure fattibile. Però, tornando a noi, tornando alle cose serie, ora, io come al solito pubblico vi ho preso delle tavole, che poi pubblico, in realtà chi se le dovrà sbolognare sono Camilla, Cristiano e Dennis che dovranno analizzarle, dirmi che non ho preso quelle giuste, eccetera, eccetera. E quindi, iniziamo. Mi stavo infatti scaricando tutte le 20 le tavole che volevi fare stasera. Ah, ma che... tra l'altro io... In realtà a me non le mandate, maledetto. Scusa, sono 29. No, ma tanto non riusciamo mai a farle tutte e alcune non andranno neanche analizzate nel dettaglio. Sì, sì, sì. Cioè, alcune le ho prese veramente, ragazzi, solo per la... Perdonatemi il termine, assolutamente poco tecnico per un manga, per la chattanza. Cioè, ci sono alcune tavole di questa parte che nel momento in cui sono andato a rileggere la fine della Soul Society, mi sono reso conto che... Ah, ora capisco perché Bleach è rimasto nella mente di tutti per anni. Perché ci sono letteralmente dei momenti, più che la tavola in sé, che proprio sono quelle cose che poi definiranno dei personaggi da qui in poi. Per dire, in effetti, io già questa... per fare l'ultima, l'ultima marchetta della serata, o penultima, per dire che uno di questi momenti, ne abbiamo parlato su Instagram, con un contenuto che bene o male resterà più o meno lì. Sia come storia in evidenza, sia perché non diciamo le cose mille volte. Quindi c'è un momento in particolare di cui ho parlato nelle storie e che potete trovare là su IG da vedere per tutti voi. Allora, mia gigante marchetta, Shinigami marchetta. Dai. Allora, a parte questo, per riprendere un attimino le file, per chi non si ricordasse, ma penso che sia ovvio, noi avevamo visto tutta quanta la prima parte della Soul Society e ci eravamo bloccati nel momento in cui Ichigo viene portato via da Yoruichi, che obiettivamente Byakuya lo avrebbe aperto in due come una cozza. Quindi si sono riaperti gli altri scontri, perché fondamentalmente c'erano personaggi come Ishida, Prime ed altri che stavano ancora in giro, e in effetti i capitoli seguenti si riaprono immediatamente con la presentazione, già diversa da quella di molti altri capitani, di un altro capitano che avevamo già visto ma che ancora non conoscevamo, Kurotsuchi Mayuri. Questa è una delle sue primissime tavole in cui fa qualcosa. Qualcosa è fare esplodere i suoi subordinati. No, vabbè, questa... Cioè, qui non c'è molto da analizzare. La tavola interessante per me è quella immediatamente successiva. Sì, che ho preso. No, io non ce preso. Le ho, ripeto. Qualcuno me le manda. È vero, sì. Troviamo il modo di mandarti. Io però non ho il suo contatto. Angelo, gli riesce a mandare su Instagram? No, tu non hai Instagram. Hai Telegram? Sì, che ho Telegram. Ah, ce l'hai. Mi scrivo. Ricordiamo che loro fanno le cose un po'. Sì. Mi dispiace, sono stato stupido. La tavola che è piaciuta ad Angelo, siccome non me l'ha passata, non l'ho messa. Perché c'era una tavola dove. L'avevo passata e l'hai dimenticata. Ma questa l'avevi passata, ok. Sì. Va bene. Era praticamente una tavola in cui c'era un'inquadratura nell'occhio. No, era nell'occhio o era attraverso il mondo? Era una soggettiva. Era la soggettiva di uno dei sottoposti, quindi si vedeva soltanto il braccio del sottoposto teso verso Kurotsuchi, mentre per l'appunto stava facendo esplodere tutti quanti. Era una tavola abbastanza rara, perché è raro che Kubo utilizzi un point of view simile, effettivamente. Vi ho mandato il cazzo. Sì, ora eccoti. Okay. Iniziamo a esserci. Nel tanto Camilla Dennis, effettivamente su questa cosa io non ricordo francamente tutte quante le tavole che abbiamo visto in oltre 180 capitoli, però effettivamente questa cosa era primissima volta, cioè in 180 lui non ha mai fatto una soggettiva di un personaggio, quindi proprio dal punto di vista... No, le soggettive, no. Soggettive mi sa che Kubo non aveva mai fatte fino a questo momento. Quindi questa credo sia la prima soggettiva che si vede nel manga. Non so se è l'ultima, però io non me ne ricordo altre in Bleach soggettive. Oddio no, forse più avanti un paio me le ricordo, però prima no.
che poi sono per la cosa grosso rare. Ce ne sono poche, ma in generale ci sono. Però comunque con la Soul Society in generale sperimenta tanto con la regia, eh. Ci sono molte cose che prima non aveva fatto, in generale. Io me lo ricordo, non so, adesso non ho visto tutte le tavole che avete deciso voi, magari ci sono. No, vabbè, adesso le vedremo, ripeto. Io questa qui l'ho messa banalmente perché, appunto, ripeto, è una delle primissime cose che fa e alla fine dei conti è un'azione estremamente palese e ti caratterizza immediatamente il personaggio. Il motivo per cui l'ho voluto anche mettere è che, tra molte parentesi, ti stupisce. Metto le parentesi perché abbiamo già avuto interazioni fino a qui con capitani che effettivamente non sono il massimo della positività come esseri umani, però Kurotsuki... Diciamo anche che Mayuri forse sotto molti punti di vista raggiunge il baratro della bassezza. Infatti, cioè, nel senso, è molto impattante, cioè, per un lettore che arriva a questo punto, ritrovarsi quello che da capo, sì, sembrano un po' cattivi, ma in realtà non lo sono, cioè vengono messi come tali, ma tu capisci che in realtà sono comunque delle persone normalissime che stanno svolgendo il loro compito, però ti vedi questo che fa esplodere i suoi sottoposti per giù Rima e Ishida, è molto forte, è ancora più forte di a un personaggio, un modo di parlare, cioè ti dice subito lui come ragiona, subito lui come agisce. Diciamo che Mayuri è un personaggio che con l'onore da samurai di Kaku ci si pulisce la marionetta, ecco. Quindi è quel tipo di personaggio lì. Okay. Sì, la marionetta, figlia, chiamalo come vuoi. No, sì, chiamala come vuoi. Cioè. Sì, la tenente figlia, robot, marionetta. No, in realtà io non so che ne pensate voi, ma quello che ho visto in questa prima cosa... Dici Momo? Mm-hmm. Sì, no, Momo, la Momo. No, non si chiama Momo. Si chiama Momo, non mi ricordo. Io con i nomi sono una merda. No, no, è Momo. Nemu. Ah, Nemu. Alla ricerca di Nemu. Nemu Nanago. Che viene sostituita poi a un certo punto Nemu Hachigo. Diciamo che Nemu e Momo hanno un po' un destino comune per alcuni punti di vista, che finire impalate da una spada. Ma Angelo. No! E dai, ma scusa, alla fine che fanno? Sì, vabbè, ok. Comunque, l'impressione che ho avuto io è che Mayuri sia in questo momento un cliché fatto per essere odiato. Cioè, lui è lo scienziato senza morale che è fatto perché tu lo debba odiare in questo momento. Però la cosa carina, secondo me, è che ti sottolinea ancora di più quello che dicevamo nella scorsa live, cioè quanto la Soul Society sia completamente, come società, fottuta, ma fottuta nel senso che è una società senza morale, senza regole che esistono ma si applicano sì e no o solo quando conviene a qualcuno, che opprime le persone e le distrugge senza troppi problemi, quindi è una società completamente andata che qui si vede ancora di più, cioè il fatto che uno come Mayuri agisca completamente senza controllo, che possa fare tutto quello che vuole, smembrare la gente, vivisezionare, creare esseri umani artificiali, ammazzarli, cioè fare tutto quello che vuole senza nessuno che gli dica fa capire insomma quanto questa società, questo governo... È letteralmente l'anarchia. Sì, cioè il caro vecchio... Cioè nel senso, se, come succede un po' più avanti, ti ritrovi con Yamamoto che ti dice... fermati che sono cazzi, lo fai, è tutto quanto relativo alla gerarchia, cioè il fatto che Mayuri sia riuscito ad arrivare in quella posizione gli permette di fare il cazzo che vuole con i sottoposti, ma già con Yamamoto magari che lo fermi, che si interessi, no, non potrebbe fare le cose. Sì, ma il punto è che Yamamoto si arrabbia se quattro stronzi entrano nella Soul Society per fermare un'esecuzione di una persona che Yamamoto sa essere innocente, ma siccome 46 altri stronzi gli hanno detto così, lui obbedisce. Però Yamamoto non fa nulla per fermare una persona che prende i Quincy, che sono già oggetto di razzismo, e li viviziona, li squarta, li impianta. Vabbè, scusa, cioè l'etica è diversa, perché appunto se quello lì è un nemico, un prigioniero di guerra, se siamo in una società comunque marziale, tu col prigioniero di guerra ci puoi fare... Ma infatti io non posso dire quello che vuoi, però così, è letteralmente il Giappone Sengoku. Sì. Non dico che gli puoi andare a chiedere. Solo. E non solo. Ricordi di storia recente, però Yamamoto è un poeta, secondo me. Non dirò la parola completa, ma per me è proprio quel tipo di vabbè.
Comunque, proprio... questa sigla l'ho messa unicamente perché, per l'appunto, chi non un fa comandante con i baffetti, mettiamola così. Sì. Da, da, più o meno. Comunque, questa qui l'ho messa banalmente perché, anche per un folle che non si è recuperato Bleach, è arrivato qui per niente, non per niente, sapendo niente. Cioè, di base, anche lì, con Mayuri, Kubo ti piazza la roba che non ti ha piazzato fino a questo momento, già qui mostra... Cioè il, ah, questi combattono con le spade, ah sì sì Shikai, ah sì sì Bankai. E a un certo punto ti ritrovi questo qui che al di là di utilizzare i sottoposti come esplosivi si è modificato, cioè è praticamente un mezzo androide. Poi vabbè, sotto solito Kubo che decide di trasformare le pareti in linee cinetiche. Classic Kubo. Faccio una domanda, visto che stiamo parlando di questa cosa delle modifiche. Ah, yeah. A me è sempre parso, ma chiedo a voi, vista la storia del Giappone nella seconda guerra, con gli avvenimenti che non so se posso citare, ma spero siano chiari, quelli che hanno causato problemi anche a Horikoshi. Ah, ok. Sì. Dai, non, è che il, non è che il renderlo, perché di fatto il personaggio tra gli umanoidi è meno simile a una persona fisicamente, cioè non c'ha le orecchie, c'ha sempre questa maschera che è un po' lo estranea del mondo umano. Non è che è un po' una paraculata per evitarsi problematiche, dire quelle cose le fa un non umano, tra virgolette, cioè... Sono umani! Se uno alla volta non ho capito niente. Sì, okay. Prima facciamo prima Christian, poi Camilla, poi Angelo. No, dico, di fatto non sono umani, il manga ha messo chiaro finora che sono due, diciamo, specie distinte separate, sono anime... fortificate dopo la morte che agiscono secondo altri tipi di interessi rispetto agli esseri umani. Se tu parli per una questione di aspetto, credo che sì sia importante per non empatizzare con lui, cioè per non poter proiettare te stesso in lui in quel senso. Ma alla fin fine comunque ha fattezze umanoidi, quindi per cui io credo che anche se veramente fosse stata l'intenzione di Kubo, non è che avrebbe avuto chissà quale risultato. Sicuramente poi non è che c'è chissà quanto bisogno di condannare un'azione del genere, un'azione che si condanna da sola, per quanto mi riguarda. Vabbè, questa sì, è un personaggio è praticamente negativo. Ho capito. Mi è venuto in mente quello che stavate dicendo, un po' come il sangue verde di Fujimoto. Cioè, nel senso, per avere un determinato una determinata autorizzazione e per non spaventare i bambini che ormai vedono decisamente di peggio, però potrebbero spaventarsi col sangue rosso. Ah sì, metti il sangue verde in copertina e quindi hai risolto tutti quanti i problemi. Però non lo so, Cami, tu che dovevi dire? Secondo me è stato pensato, questa cosa non è stata pensata da Kubo in prima persona, ma è stata più o meno una cosa che è venuta, che è stata pensata dopo il design, perché inizio a pensare che Kubo proprio disegni e poi dopo dia un ruolo ai personaggi che disegna. E, non lo so, secondo me lo voleva solo rendere più inquietante possibile, non so se era per levarti quel poco di empatia che provava o forse per disumanizzarlo, però poteva disumanizzarlo rendendolo un mostrone tipo come Amura. No, proprio un mostruoso tipo come il capitano della non mi ricordo quale compagnia, come Amura, insomma. Vabbè, un cane come Amura, quindi sì. Un canide, poteva renderlo un canide, lui lo rendeva un mezzo insetto. E... è più schifoso di così. Esatto. Per me c'è il parallelismo storico più o meno è quello, cioè la figura che voleva richiamare è quella. No, non ci prendiamo... molto in giro, alla fine è quello lì, si sa che è esistito, quindi purtroppo cioè quello, secondo me quello che vuole farti capire è che è talmente tanto fottuto di cervello questo scienziato che non solo non ha limiti morali sugli altri, ma è di quegli scienziati che sono disposti a sperimentare anche su se stessi pur di arrivare a un punto. Cioè il fatto che lui modifichi il suo corpo al punto tale da diventare una specie di semifluido con parti meccaniche e modifichi poi anche il suo Bankai, cioè operi anche vabbè, su quello. Il Bankai di... non te lo dice ancora, però quello lo scopriamo dopo. Sì. Però vabbè, sai sì, che hai operato su quello, ti fa capire che lui non ha proprio limitazioni, cioè lui è così, lui sperimenta e mette le mani su tutto e non gliene frega nulla delle conseguenze sugli altri, sul mondo e neanche su se stesso, perché... Però delle conseguenze su se stesso, cioè, secondo me se ne frega, perché nel senso quello che rimane in vita, sì.
Cioè, finché lui rimane in vita, se la sua vita è minacciata, sì, se ne frega, però... Ti dico, non solo, cioè, nel senso, qui magari si vede di meno, però secondo me poi Kubo l'ha pensata sta cosa andando avanti, che Mayuri si differenzi tantissimo dalle persone intorno a sé, perché semplicemente gli farebbe schifo essere simile agli altri. Questa cosa diventa sempre più evidente man mano che va avanti, cioè dopo avrà un copricapo che praticamente sembra quello di un faraone. Alla fine, letteralmente, c'è una roba della serie: ah, scusatemi, ora che sono qui non mi potete guardare perché so troppo figo rispetto a voi, quindi non mi potete neanche osservare. Cioè, quindi, bene o male, l'idea che mi ha dato è un po' questa. Anche perché, tra le altre cose, a lui dà proprio fastidio il rapporto con determinate persone, tipo Urahara. L'essere messo a confronto con certe persone lo disgusta ed è l'unica cosa che può fargli letteralmente perdere... Non la ragione, però, fargli perdere la calma. Quindi l'ho sempre vista non come una cosa attuale, magari qualche cosa di cui Kubo si è reso conto più avanti. E quindi l'ha portato su quella strada, anche perché lì invece sono d'accordo con Camilla. Cioè lui è capace che ha voluto fare il design non umano, poi lì ha detto, ah figo, prendiamolo lo stronzo. Ma ve lo immaginate lui che tutte le mattine si trucca in maniera diversa? Con quale voglia? Con quale voglia? Ma secondo me non si trucca, magari c'è tipo delle siringone che si inietta, gli fanno. No, perché allora, e questo si vede nei capitoli più avanti. Sì, c'è una scena in cui lui si è totalmente umano, che poi è l'ultima volta in cui lo vedi così. Non lo esatto, l'unica volta sì. In cui vedrai fanservissimo di Mayuri in una vignetta che è tipo grossa così. Sì, cioè lì è e poi dopo c'è... è incredibilmente bello. Tant'è che poi quando lo si rivede più avanti in prigione... Non è umano, cioè l'ha lasciato comunque, quindi quello è l'unico letterale capitolo in cui lo vedi con un aspetto umano. Sta cosa esatto. È... Ma senza orecchie. Ma senza orecchie. Allora, io lì capisco Kubo, sai che rottura di cazzo disegnare le orecchie come si deve? Tagliamogliele direttamente. Cioè, mi immedesimo in lui. Questa tavola, va bene, messa banalmente anche per il pubblico, è carina. Cioè, fra tutti quanti gli shikai, bankai, eccetera, che abbiamo visto fino ad ora... Da capo, mi piace il modo in cui, non so voi, cioè a me è proprio piaciuta la sensazione che ti dà nella rappresentazione di questo shikai, perché mentre tutti quanti gli altri fino ad ora ti hanno dato l'aspetto per l'appunto di samurai, comunque guerrieri, è creepy. Da capo si ritorna ai capitani che devono sembrare i cattivi, ma lui che ti viene posto come quello veramente oltre rispetto anche agli altri. Questo sì, però è tipo un cattivo senza progettualità, ecco, perché gli altri hanno comunque delle strategie, delle interazioni. Ma lui non ha bisogno di progettualità, lui vuole vedere il mondo bruciare, letteralmente. Immaginavo questa battuta, sì, però solo se è, vede, il mondo va bene se brucia per un suo esperimento, non per altro. Esatto. Se no, se gli serve lo spegne quando gli pare. No, più che altro è proprio lui, sì, è la componente quasi orrorifica ed è l'unico che non ha, che abbiamo visto, che non ha legami tra le altre compagnie. Cioè, sì. Non c'è, siamo stati abituati nei capitoli precedenti a vedere, ah, quello lì era compagno di quello, poi e è stato in quella brigata... stato di là, e qua si rivedrà, e continuo a dire che a me le dinamiche tra capitani e tenenti sono le cose che mi divertono, mi hanno divertito di più nella rilettura. Mayuri e la tenente sono assolutamente lì a parte, slegati da tutti gli altri, avulsi da tutto. Proprio per questo secondo me anche il cambio, il design così forte può avere un senso... Un senso di distacco proprio anche visivo? No, perché dopo andrei in controsenso. No, più che altro per renderlo brutto, brutto e cattivo, più che altro proprio brutto nel senso inquietante. Repellente, sarebbe il termine. Sì, repellente. Respingente, repellente. Esatto, cioè ti lo fa odiare per quello che fa, anche se secondo me la vera... Il vero schifidume lo raggiunge col bankai, che appunto mischia sto bambino con l'insetto, e quindi è una cosa che ti fa completamente riprezzo la prima volta che lo vedi. Tra l'altro, che è un bruco con la faccia da bebè, porca miseria, non è impedante quello. Hai giocato anche tu Sekiro, cioè tutti quanti abbiamo giocato a diversi giochi, abbiamo fruito, cioè la Shijo, Dio mio, che però di nome che è, il Gizo, quello che lui utilizza, sì. È comunque una figura che nella mitologia giapponese è abbastanza...
No, il bebè è abbastanza tranquilla. L'orfano di Cossa anche mi viene in mente a sto punto. Avete giocato. Voglio nominare che mi chiama male. Comunque vi dico, ho preso la tavola. La tavola attuale che vedete, l'ho voluta prendere non perché sia particolarmente, ma come Angelo aveva notato delle cose per Renji, io ho notato una cosa per questa. Non so se poi vi è venuto in mente anche voi o è stato un trip mio. Kubo, questo giochino di prendere praticamente tutto quanto il corpo nero rispetto allo sfondo, lo ha fatto praticamente soltanto poche volte, tipo con degli hollow, o comunque quasi così. Quindi l'unico personaggio che ha ricevuto, tra molte parentesi, positivi, questo trattamento, in una scena è stato lui. In questo dialogo in cui, tra le altre cose, spiega una delle cose più brutte che siano state fatte in tutto Bleach, sostanzialmente. Cioè, tutti gli esperimenti sul... In questa tavola specifica Fishida che ha praticamente... Devo fare caso se questo giochino del corpo nero lo rifarà in futuro con altri antagonisti, perché non ce l'ho adesso tutto in mente, però ci farò caso, perché se è una cosa che effettivamente fa solo con gli Hollow e con lui, è carina. Se per esempio la rifà... Tutto Bleach non lo fa un sacco di volte, anche questa cosa la fa poche volte. Però questa cosa l'avevo notata più per Hollow e simili, non per personaggi di questa risma. Stavamo a questa tavola, passiamo... Ah, questa qui era quella dell'occhio che ho detto. Sono passato alla tavola seguente. Quella dell'occhio è bellina. Sì, sì, anche lì, altra roba che non rifà. Cioè, come dicevi tu, Soul Society, lui ha preso... Ha detto, faccio il cazzo che voglio, sperimento, faccio... Ha proprio sperimentato. A me, per esempio, questa tavola non piace. Lo dico, cioè bellina l'idea, non come l'ha realizzata, secondo me, il mio gusto. Però... Come mai? Cioè, di un po'? Secondo me ruba troppo spazio alla tavola quella vignetta. Cioè, qual è l'utilità di tutta quella parte sotto di faccia bianca? Non lo so, io visto che lo fa... ho capito, ma allora cioè, non facciamo l'esercizio di stile, se però non abbiamo tempo di farlo l'esercizio di stile. Tutto là, cioè poteva, sai cosa, una vignetta anche tonda, ne fa altre tonde sempre quello con la Soul Society, non lo so, secondo me avrebbe dato un po' un'idea diversa. Ne ho viste poche, però. più comiche o di sollevamento, cioè per dirti, ne ho preso proprio una alla fine, che non ne faceva tonde da una vita, ed è il momento in cui Ichigo vince e fa la vignetta tonda, cioè tonde grande. Sì, però lo fa, sì, no, ho capito quello che intendi. Ci sta, io sai come l'avevo interpretata? Ok, ho fatto esplodere e vedi scorrendo, però siccome qui voglio far vedere quello che effettivamente è il nonno decapitato, cioè decapitato, mezzo spappolato, te lo metto in piccolo, quindi ti occupo lo spazio con la faccia di Shida sotto. L'ho interpretata così, però quello che dice effettivamente ci sta. No, ma ha più ragione Camilla, cioè è per, no, per non aver sbatta di disegnare di più. Questa però sembra una che non ha mai fatto mezzo sfondo in più di 700 capitoli, magari. Già. Va bene, allora, andando avanti. Strunz Kaiet Kedda. Vabbè, andando avanti. Tra l'altro, apro e chiudo una parentesi, l'errore attuale era sui driver. Per trovare questi errori io dovrei accendere il PC in modalità provvisoria, cercare il driver obsoleto. Io non devo fare queste cose. Però forse dovremmo parlare del match, visto che siamo tipo al primo scontro e sono le 10. Avete ragione. Allora, esatto, ho messo questa tavola da capo. Sì, ok, Angelo. Dicevo, ho messo questa tavola da capo perché qui sostanzialmente c'è Ishida che sta cercando di raggiungere Orihime dopo aver battuto Mayuri. Tra l'altro io vi dico, non ho voluto mettere nulla per quanto riguarda per quanto riguarda la tecnica utilizzata da Ishida in quella situazione, banalmente perché non mi è sembrata una roba particolarmente... Io ero tentato. Però a livello di trama è rilevante, penso. Esatto, cioè ci dà un'informazione molto importante che ci servirà molto dopo. Sì, molto dopo. Che per me è una cosa che non aveva pensato qui neanche per il cazzo, ma va bene. Cioè, secondo me qua aveva pensato Ishida. E lui aveva pensato a me ne libero e poi dopo gli ha preso un'altra cosa, perché secondo me non ci stava proprio pensando a riutilizzare quell'elemento lì successivamente. Cioè, semplicemente gli serviva un secondario
dalle palle essere tolto. Sì. Comunque, per dire, non ho preso neanche il Bankai di Kurotsuchi, banalmente perché per l'appunto orrorifico per orrorifico ho già preso lo Shikai, prendere anche il Bankai mi sembrava un ripetere l'ovvio, cioè Kurotsuchi che ti viene mostrato come quello che addirittura lavora sul Bankai, che tutti quanti invece hanno come qualcosa di sacro, come qualcosa di figo, di spirituale, e lui ci fa quello. Dai, che bella questa tavola. Questa qui l'ho presa perché immaginavo che ti sarebbe piaciuta. È molto figa. Tra l'altro, tu in quel momento ancora non sai che lui è cieco, se non ricordo bene. Perché... Beh, no, non lo sai. Di capirlo lo capisci, sì, ma però... Lui... Vai, Camilla, scusami. Cioè, lo intuisci perché comunque... Cioè, c'ha gli occhi coperti, mi rendo conto che... Non lo so, cioè, mi sembra abbastanza elementare vedere che è un personaggio che è il classico non vedente vedente, non vedente sì, per la trama, ecco. Esatto, non vedente per il fisco della Soul Society. Esatto. Però ti dico, per a me non dubbio neanche perché, dai, lo sai anche tu Kubo come si veste, come fa, cioè magari anche il lettore, bene o male, arrivati a questo punto qualcosa lo sa, cioè quegli occhiali di Tosen un po' sembrano anche banalmente design, tranne per qualche cosa. Sì, sono design, però sono aderenti, quindi è proprio come, cioè non gli è neanche possibile aprire le palpebre, banalmente, quindi io l'avevo... Sembrano quelli di Sanageyama di Kill la Kill. Che era molto dopo, quindi diciamo Kill la Kill magari... Vabbè, considerando che in questi giorni sì, abbiamo avuto conversazioni... È solo per dare un termine di paragone, sì. No, ma il samurai cieco con gli occhi bianchi che però ha i sensi sviluppati e quindi combatte lo stesso, è un po'... Vabbè, sì, sta cosa... Ma normalmente, ripeto, sta tavola l'ho presa perché, come ha detto Dennis, è figa, ma soprattutto a livello della cecità, a me, se da lettore, il momento in cui è venuto in mente qualche cosa era quasi questo... Cioè il contrasto, tutto quanto nero, come se sì. Lui, poi il cono bianco verso i cieli. È figa, è molto molto figa. Sì. Nonostante tu qui tecnicamente non sai cosa faccia Ishida. Cioè questa è la cosa bella, lui va... No, però ti dà proprio l'idea di un'onda che parte da Tosen e si propaga verso, tipo facendo una cosa di questo tipo, si allarga e poi si ripropaga verso gli occhi di Uryu. Sì. Tra l'altro, adesso io continuo ad andare avanti con le tavole, però banalmente no, tutta questa parte... C'è un commento... hai saltato tipo una marea di cose nel frattempo comunque. Angelo perché abbiamo una ventina, cioè... No, più che altro per dire, di mezzo c'è un flashback di Kira, Momo e Renji, volendo, che non è una autista. Sì, è molto carino. Sì. Insomma, è importante. È ma importante siete qui anche per questo. Anche tu, Angelo. Esatto. Ah, sì, lo raccontiamo, cioè non è che... Esatto. Cioè, è importante in realtà... aggiunge carne al fuoco alle dinamiche tra Shinigami e raccontano. Tra l'altro quando guardavo l'anime viene proprio dedicato un episodio, quindi è molto più lungo e dettagliato. È un capitolo meno qualcosa, il flashback di loro tre? Non mi ricordo se è un capitolo o poco più, però comunque nell'anime è proprio un episodio di una ventina, dei classici 20 minuti, dove loro fa vedere come sono già da... diciamo promettenti già da studenti. Sì, e lì la cosa carina è che comunque Kira, Momo e Renji sono sullo stesso livello di gerarchia e si conoscono da prima, quindi c'è sempre questo intrecciare e stratificare i rapporti, ma nello stesso flashback ti viene dato il primo indizio importante sul fatto che Gin e Matsumoto conoscono da anni. Sì, Aizen si conoscono, sì, perché no, poi... No, ma anche chiama... Matsumoto soprattutto, cioè lì in quel flashback lì c'è un primo indizio sul fatto che Gin e Matsumoto si conoscono da parecchio. Ah, questo è vero. Aranghiku, dici? Sì, cioè, è proprio in quel flashback lì, mi sono preso un appunto apposta per segnarmelo, che è in quello stesso flashback che ti fa capire che tra loro due c'è almeno una conoscenza più avanti tra anni, quindi che il rapporto tra Matsumoto e Gin non è... banale, cioè c'è qualcosa di un po' di più sotto, poi nei capitoli successivi te lo spiega meglio che cos'era. Però vuole farti bombare malissimo da lui, essenzialmente. Sì, e poi si sfoga su Kira in un capitolo. Si può andare anche in maniera decisamente più poetica. Cosa che fa la vista Teresa Avea tra le va bene, è innamorata.
di Kira non è innamorata, ma è chiarissimo quello che succede con Kira, ma va bene. Visto che bevo cosa, anche trovo, nella lettura non l'avevo notata. No, in effetti c'è, cioè, stato per me è tutto cosa, molto goliardico della allora, serie. Allora, c'è una vignetta a un certo punto dove ci sono, dove c'è Matsumoto che sta bevendo con Kira. Sì. Dove, e ci sono i nostri eroi che passano tipo a trovarli. E si vede soltanto Matsumoto con la faccia un po' disegnata da un po' ubriaca. E però poi c'è una vignetta dove c'è scritto tipo: Kira, ma che ci fai solo con un perizoma addosso? Quindi, sì, vabbè, ma quello può essere tutto, può essere niente. Sì, vabbè. Non fare sovrastruttura, per favore. Vabbè, dai. Dai, allora, Kira è il personaggio più fortunato del manga fino a un certo punto. Fino a qua, secondo me... Angelo, cioè, più poi sì, fino a un certo punto. Cioè, al massimo quella fortuna poi la sconta dopo. Anzi, già qui... vale la pena che ti succeda quella cosa se hai fatto quell'altra cosa con Matsumoto. È un bel contrapasso. Possiamo, per favore, rialzare l'asticella d'estalario, per favore? Sì, sì. Cioè, quello che volevo mettere con questa era un po' la roba che stavo facendo anche con Martina e Angelo, sempre con Okubo. Cioè, lui che si diverte a fare mille stili diversi. Qui hai... Scusate, rido per Torresi, non per... Ah, ok. Sì, no... Dicevo, qui c'è Jin che... Cazzo, l'ha disegnata. A me sta cosa ha fatto morire. Cioè, per me in questo momento Jin, da lettore, facendo finta che io sono arrivato a questa pagina, non ho ancora letto niente dopo, è palesemente lui il cattivo della saga, ma anche Kubo lo sapeva all'epoca, quindi lo disegnava così. Questa cosa mi fa impazzire. Perché era davvero lui il cattivo fino a quel momento. Allora, Dennis, mi servi tu per una cosa. È vero che non l'aveva pensato, quindi ok, Kubo è scemo. Però la cosa di Gin di Aizen morto è considerabile una ringa rossa oppure no? Secondo me no, non avendolo pensato. Se tu non lo sai, se l'ha pensato meno, fai finta che non lo sai. Noi lo sappiamo. No, è che non so, cioè, ti direi... Cioè, proprio non sapendo com'è l'autore... Ah, ok. Ti direi che lo è. Cioè, non sapendo com'è non sapendo niente dell'autore, ti direi... Ah! Penso. Invece no. È una linea rossa involontaria. Ok. Mi diverto sempre a fare queste domande. È un po' il problema, nel senso, tu sai cose retroscena dell'opera, no? Un po' di sovrastrutture che ti sei tu stesso creato, crollano, però. Sì. Poi, una volta che l'autore è stato molto bravo a cambiare le cose in corso d'opera. Invece, la sovrastruttura che mi creo io è, siccome Kubo non aveva pensato ad Aizen, non aveva pensato neanche all'ultima saga e a quello che succede. Vabbè, ma chi non avesse pensato della saga è evidente. Sì, sì. Comunque, andando avanti, io ho ecco la tavola che hai messo qua adesso. Quello è un bel gioco con l'occhio, cavolo. Quello sì. Quello per quanto io l'avevo presa, a parte che per il gioco per l'occhio, ma anche perché io non so che impressione abbiate avuto voi stasera di greve. A me questo flashback non mi aveva mai preso, non mi ha preso anni fa, non mi ha ripreso in questa rilettura. Non so voi. Faccio parlare poi Camilla, perché io sono semplice. Mi fa cagare il fatto che lui abbia lo stesso aspetto di Ichigo. Mi fa cagare, non ce la faccio, non lo sopporto. Ok, Camilla, ti prego, vai avanti, vai tu. Ma a me non dà fastidio, anzi, in realtà, secondo me, è il motivo per cui Rookie è un po' l'aveva un po', cioè non so, secondo me tutto torna col fatto che Kaien assomiglia vagamente a Ichigo e col fatto che c'era questo sentimento platonico da parte di Rukia nei suoi confronti, perché in questo caso era estremamente platonico, era una ammirazione. No, era amicizia, rispetto, alla fine dei conti era tutto quello che c'era di positivo. Allora, a me sembra più una tizia che gli piaceva molto il tizio, ma siccome era... Non me la so pensa questa tavola di Kaien. Strano. E quella... Aspetta, no, c'è, no. Ah, ok, evidentemente nel selezionare in massa, perché non ce l'ho neanche io, nel selezionare in massa l'ho mancata, sono un genio del male. Vabbè, la tavola del flashback dove c'è Kaien tutto smostrato. Sì. Ah, ok. Perdonatemi, Andrea, tu che hai scritto che si dimentica di questo tipo, di quale tipo parli? Perché se si tratta di Kaien...
perché allora non si dimentica. Sì, nel senso che Kaien ha il suo ruolo e finisce nel, alla fine del flashback con poi il lo riappacificamento con il clan Shiva. Fa quella fine. Quello è carino. Quello è bellissimo quella cosa. Poi ne parliamo dopo. Tra l'altro comunque vorrei dire che non è comunque casuale che Kaien assomigli parecchio a Ichigo, mettiamola così. No, è l'easy peasy del somiglia a Ichigo, quindi io mi sono legata maggiormente a Ichigo proprio perché Ichigo mi ha ricordato... No, dico, c'è anche un motivo trasparente. Sì, cioè Kubo si è fatto tutti quanti il ricamo per dire ok, facciamo in modo che sia coerente, che si somigliano dal punto di vista... familiare, ok, che si somigliano e quindi ci ha messo tutte quante. Però quello è in retrospettiva, cioè adesso non sei nulla. Per questo dico, cioè, se devo ragionarla da lettore di adesso senza retrospettiva, questa cosa mi fa schifo. Invece io se devo ragionarla da lettore che non sa niente del post dopo, a me non fa schifo, ma anche mi si confonde. Racconta qualcosa. No, non è che mi confonde, perché secondo me Rukia ha visto Ichigo, gli ha ricordato Kaien e proprio per quello si è presa molto più a cuore la sua situazione, al di là di tutta la manfrina del devo salvare gli innocenti, che tra l'altro sì, fino a una certa, cioè nel senso, se l'alternativa era morire te, non è detto che tu lo debba fare a tutti i costi. Tra secondo me il fatto che questo tizio gli assomiglia, a parte io sento delle voci demoniache, voci di demoni dentro le mie orecchie in questo preciso istante, come se qualcuno avesse messo in riverbero un video. Vabbè, okay. Scusate. Ok, va benissimo, domani bevo acqua santa. guarda, scusa, io mi chiamo Cristiano, ti verso una tazza in testa e siamo pari, no? No, grazie. Vabbè, comunque, a parte questo, scusatemi, ti interrompo solo un attimo, Camilla. Io all'inizio, ad esempio, non avevo specificato, a me non ha fatto... Non è che ha fatto schifo, Torres ha scritto che gli ha fatto schifo il flashback. A me il flashback non mi aveva entusiasmato per, vi sembrerà una fesseria, però... è stato per questo, per la dilatazione del flashback in sé rispetto agli eventi che avvengono. Mi rendo conto che anche lì molto giapponese il fatto che dilati gli eventi eccetera eccetera, però considerando quello che ti viene mostrato, il flashback mi è sembrato eccessivamente dilatato, cioè anche in una rilettura veloce mi sono ritrovato a dire aspetta, ma è successa tutta sta roba, cioè questa poca roba qui, cioè, il dramma l'ho capito subito, ma lo potevi far capire in meno pagine. Cioè l'impressione che ho avuto è quasi o di un Kubo che voleva dare più pathos e quindi allungare, o che magari, ecco, voleva un attimino prendersi fra molte parentesi un po' di pausa e pensare, quindi si è preso più di un capitolo. Perché, ripeto, lì succede poca roba alla fine dei conti, davvero davvero poca. Loro vanno, perdono, fine. Cioè Rukia uccide Kaien. Sì, no vabbè, ma a me in realtà il flashback in sé, cioè, non dispiace, però il problema è che quell'elemento della somiglianza mi fa saltare un po' tutto, perché te lo può ricordare per un discorso anche di somiglianza caratteriale, non ha per forza bisogno di somigliare fisicamente o essere proprio lo stesso identico design con i capelli cambiati, perché è lo stesso identico design con i capelli cambiati. E questa cosa mi ha sempre dato qui, cioè non ce la faccio proprio, non mi va giù, perché per uno come Kubo che fa i design bellissimi, mi sembra proprio una roba di pigrizia, cioè proprio la faccio. Secondo me era proprio voluto. Dici? Sì. Non lo so, evidentemente allora sono proprio io che non mi riesce ad andare giù questa cosa. A te non piace neanche Hunter Hunter, il tuo giudizio vale fino a certo. No, non tirare fuori Hunter Hunter. Che no, vi prego. Ti prego. Ma finisce male. Comunque, ecco, allora, cambiando argomento, io sono andato più avanti. Sono andato più avanti con le immagini. Voi, come al solito, coprite i buchi se non. Perché io ho preso delle immagini che fossero esemplificative del generale. Se io mi sono... No, io ho preso appunti su tutto, quindi sono tutto bello davanti. Ottimo. Le tavole che ho ottenuto. C'è una cosa che devo dire sul flashback. E che alla fine Kaien, cioè il motivo per cui Kaien muore, bene o male, per cui inizia a combattere, è probabilmente una delle robe più giappo che ci sono fino ad ora, perché cioè, è praticamente il combattimento per l'onore e non il combattimento per la tua vita, che è una cosa che a noi occidentali, cioè, ti fa proprio venire il ma questo che cazzo di problemi c'ha nella tua mente, però nell'ottica orientale
il Bushido. Oh mio Dio, che Dio, che bellissimo! Bellissimo, combatte per l'onore, non per la sua vita, mentre ovviamente non io... Non dobbiamo interromperlo. Sì, se da lettore, cioè io lì mentre li leggevo ho detto, vabbè, mi va bene perché Giacco, però... Io quando fruiti quella roba da ragazzino non la capii benissimo, perché non avevo fruito di tutta sta roba giapponese all'inizio, ed era una delle prime volte che mi capitava di vedere, ah no, non interrompete lo scontro, perché io... Sei un capitano, no, intervieni, aiutalo. No, vieni, stavi parlando, parla. Sì, è vero. No, sì, dicevo che è giapponese, ma soprattutto degli anni 2000, oggi non verrebbe riproposto così se fosse aggiornato. No, è vero. Tra l'altro dai miei appunti tengo scritto Ukitake culo, perché evidentemente in quel momento avevo pensieri ostili anche verso Ukitake che non vuole fermare... Ma perché lì Ukitake, a mio avviso, Kubo, ecco, a proposito anche del flashback, Ukitake più avanti ti fa vedere che è comunque determinato per quanto rispettoso e attento modo in cui si deve comportare. In quella situazione mi ha dato, vi faccio un parallelismo, molto stile Oden, nel senso, deve morire, e siccome deve morire facciamo comportare i personaggi in maniera un po' stupida. Ma tu dici Oden di One Piece? Sì. Sì. Dicevo, quindi sostanzialmente hai Ukitake che con tutto che comunque è un personaggio giudizioso e che è un personaggio che ci tiene ai suoi sottoposti, lì diventa il... l'onore, sai com'è? Fallo morire. Cioè, mi è sembrato un po' out of character per l'Ukitake che tu hai dopo. Perché fino a quel momento tu ancora non lo conosci per bene. Tant'è che paradossalmente io da lettore, mi ricordo, adesso non esiste più questa illusione, ma all'inizio, quando io vidi Ukitake dopo, mi stupì di quello che fece, proprio in funzione del flashback. Perché mi ero fatto un'idea del personaggio differente. Sì, vabbè, lì in quel momento diventa per un attimo molto più Giappo e molto meno Ukitake, perché serviva. Paradossalmente forse uno dei capitani meno adatti a stare lì. L'avesse fatto Komamura con la stessa identica cosa, avrei detto, vabbè, Komamura, lui è un samurai in tutto e per tutto. Starci, si comporta così anche dopo. Tra l'altro, esatto. A proposito di Komamura, le tavole dopo che ho preso, se mi viene da ridere, però... Queste tavole sono, non è che sono belle, era quello che vi dicevo io all'inizio sulla chat danza e sul creare il mito del personaggio. Cioè, queste sono le tavole di Zarai. Quanto è bello! Che c'è? Mi sai quale manga ricorda molto il manga di Zarai? La Zanpakuto non dovrebbe permetterti di vincere agilmente se non la utilizzi nel modo corretto. Ma Zaraki non lo sa e meno che lo stesso. No, meno male che ho detto, perché io Angelo ha sussurrato, se lui ogni tanto si scorda che io non ci sento, quindi io ho sentito un... Ma neanche io ho sentito cosa. Ah, ottimo, ok. Io ho sentito un brusio dal PC, ma non ho capito un cazzo. Cioè, io ho sentito qualcosa su Bankai di Komamura, ma non sul come... No, è uno stand! È uno stand quel Bankai! Il mio PC dovrebbe crashare adesso. Comunque, allora, a parte gli scherzi, e qui sono serio, a me prima sta venendo da ridere, perché a me questa scena mi fa finamente ridere per il modo in cui Tosen viene trattato. Però secondo me questa è una delle potenzialità di Kubo. Cioè, queste due immagini, perché ho proprio preso la sequenza. Cioè, il lettore si ritrova davanti a Zaraki, che tu hai già conosciuto, sai che tipo di personaggio è, hai... Komamura, che non sai com'è, però di design vedi sto tizio che è un capitano, ma è il doppio di tutti gli altri, cascone enorme che non è militare, però ti dà l'idea del, per l'appunto, militareggiante. E hai Tosen, che è l'unica cosa che sai di Tosen è che ha mandato K.O. Ishida, un colpo solo che non sai che cosa faccia. E che probabilmente Kubo smadonnava ogni volta doveva fargli i capelli, perché non si dimetti di tra le, capelli. Tra le altre cose. Tra le altre cose c'è da dire... Ecco perché l'ha fatto sparire. Esatto. Comunque, per dire, Tosen fondamentalmente utilizza pure una tecnica fighissima, mette in difficoltà Zaraki, e ripeto, qui c'è la potenzialità, fa fare a Zaraki una cosa incredibilmente stupida, ma che nuovamente porta avanti il mito di Zaraki. Cioè, se Zaraki è quello che noi adesso conosciamo, è quello che la gente magari si ricorda, anche se non gli piace Bleach, è anche per motivi del genere. Cioè, questo qui si è fatto trafiggere perché io non ci vedo. Ah, però no, aspetta, se io lo afferro quando mi trafigge, non importa se non ci vedo, tanto sta davanti a me per forza. Non so voi cosa avete creduto questa scena, cioè solo come un meme. Mi fa molto ridere Tosen che non pensa di provare a trafiggerlo in modi alternativi, ma
Ma perché di Tose nella prima volta è il classico, nessuno ha mai fatto sta roba, non so che cosa fare, hai capito? Cioè... No, vabbè, ma qua siamo veramente alla punta. Torresi che non dice Zeraki, non lo so. Ora so perché il mio PC crasha, perché sente l'aura di Torresi. Camilla, Dennis, no. Cristiano, non so voi come avete vissuto sta scena, cioè per me davvero... Mi rendo... A me molto... Diciamo che lo perdono. Con molta fatica, ma lo perdono, dai. Non so tu, Dennis, io mi rendo conto che a livello di bellezza della tavola non sono assolutamente le tavole più belle di Kubo. Però concettualmente non so te, cioè dimmi tu come l'hai vissuto questo scontro. No, cioè fomenta, fa quello che deve fare. Sì. Poi, onestamente, la prima volta che l'ho letto avrò avuto... Sì, 14-15 anni, non me ne poteva fregare di meno della bellezza della tavola, cioè in realtà era... Cioè, Tamarro sì, top, non è che c'erano molte altre cose tendenzialmente. Certo. Ma è giusto. Okay. Secondo me questo combattimento racconta molto più di quanto sembra, nel senso, è il combattimento tra i tre disadattati capitani della Soul Society, perché sono quello che proviene dal posto più brutto del mondo degli spiriti, che è diventato capitano in un modo strano ed è quello che tutti guardano come il pazzo sanguinario. Hai quello che è cieco e quindi è un po' qualcosa di diverso dagli altri anche per quel motivo, e hai il discriminato per eccellenza che talmente tanto l'hanno trattato di merda nella sua vita da doversi coprire la faccia permanentemente, almeno fino a che non gli si tilta qualcosa. Quindi è un combattimento di tre disadattati che contribuisce, secondo me, ancora di più a farti capire quanto questa Soul Society sia praticamente quasi una distopia. Perché se Zaraki veniva da un posto dove la gente praticamente si scannava quotidianamente anche solo per un pezzo di pane o di carne probabilmente umana, Komamura è indiscriminato, e i Quincy sono discriminati, e questo è discriminato, sono tutti discriminati. Che poi mi stanno scherzando, cioè Komamura... Con gli shinigami di grandi famiglie se la passavano bene. Sì, però so Komamura ti spiega anche come fondamentalmente lui si discrimini, fra molte parentesi, da solo. Cioè sì. Anche più avanti. Sì, per quanto poi ci sono persone che magari le abbiano, no, visto come un canide, eccetera, eccetera. Alla fine dei conti lui è stato accettato, è stato accolto dalla Soul Society, è riuscito a diventare un capitano, ed è lui che si copre, tant'è che poi più avanti sappiamo come andrà a finire, però per dire... Praticamente è una ragazzina insicura e tutti quanti gli dicono ma no, sei bellissima, e lei continua a dirsi no, sono un mostro. Beh, questo rientra nelle tue dissagrazioni di... Madonna, che cazzo è? Era una zanzara? Ti è passato, non so, Mark Marquez sotto la finestra. Beh, poi si è schiantato, però. Il primo minchia è caduto, attenzione! Una volta ho portato sfiga a un motorino in un modo simile, ma se lo meritava. Io non lo so, io voglio morire in questo momento. Vabbè, comunque no. È nel tuo salotto, cioè confermi... Sì, stanno qui di lato, praticamente. No, stanno Dennis, perché hai fatto così prima, in che senso? Perché Fra faceva così, ti mandavo aria. Perché io sto morendo di caldo. Comunque, no, quello che stavo dicendo... è che fondamentalmente, al di là della dissacrazione meme, le dissacrazioni di Camilla ce le teniamo in chat e non le condividiamo qui. Sempre messo ah no, Camilla. Io ero pronta ad usarlo. Se vuoi, dopo. La... Però quando vedo momento... se c'è quella scan, la uso. Tanto non è offensivo, non sono robe che Twitch mi... No, è bellissimo. No. Però quello che stavo dicendo, fondamentalmente, mi trovo d'accordo con la battuta, che però battuta non è. Cioè, per quello che ci viene mostrato all'inizio, anche perché... Komamura in realtà non ha il flashback o i momenti in cui qualcuno lo discrimini per davvero. Cioè, Kubo non ce li mostra mai. Ti dice, vabbè, sai, io sono discriminato. Sì, o vai a volto coperto, nessuno sa che faccia hai. Cioè, di base, lui si è creato una discriminazione su se stesso, che di sicuro c'è, ok, per quanto Kubo non te la mostra. Però lui stesso si è creato i suoi demoni. Tant'è che poi si libera in un certo senso, viene liberato. E Zaraki in questo è avanti. Zaraki durante lo scontro, che lui sia un cane, non gliene frega niente, glielo dice anche. Ah, beh, ti sei levato l'elmo, continuiamo a combattere. Cioè, questo è Zaraki, che paradossalmente nel suo essere un gretto, un bruto, un ignorante, non è razzista.
Ma perché Zaraki comunica per falciate di spade, non per parole o per preconcetti. Quindi... Sì, 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 questo è vero. E poi, tra l'altro, a voi piace il flashback di Tosen? Perché io lo trovo, cioè, uno di quelli che proprio mi ha distrutto di più di tutti. Tra l'altro torna, sai? Te l'avevo già detto. Sì. Cioè, però, quel flashback è una di quelle cose del mai non pensavo, che Kubo ha detto, io non pensavo che fosse così importante, però lo renderò importante. Sì, vabbè, quello che ha fatto Tosen dopo mi dà tremendamente proprio qua anche no, quello. No, più dopo ancora, quello che... Le novel. No, nelle novel, che cazzo ne so. Però in generale il flashback di Tosen veramente mi uccide dentro. Cioè, è proprio... È ancora più il discorso del, ma guarda in che società di merda vivono questi, che questo qua, non solo Porello, evidentemente... voleva probabilmente la mano della gentil donzella, e non solo la gentil donzella aveva già un marito, ma quel marito gli era scanna pure, quindi... Esatto. Madonna santa, cioè, è bellino come però lui non reagisca con la rabbia, la vendetta, la distruzione, ma per ora, fra... Lo so, però lui dice, cioè... Questa cosa lo uccide talmente tanto dentro da dire, voglio percorrere il sentiero che abbia meno spargimento di sangue possibile. Questo senso di giustizia che ha, mi piace molto, perché è abbastanza è diverso, è forse uno dei pochi che ha là dentro i capitani che ha un senso di giustizia, e gli altri sono un po' tutti fottuti. Però è bellino dire, cioè, io percorro il sentiero che porta meno spargimento di sangue in assoluto. Che in questo caso, in questa saga, è vero. Cioè, tecnicamente lui dice, se io aiuto Aizen, chi muore? Nessuno. Sì. Però, poi ti capita una povera Momo di mezzo, però... Vabbè, nessuno interessa di Momo, neanche nel esatto, esatto. Soprattutto a me non interessa niente di Momo. Vabbè, Camilla, tu sei cattivissima. Cioè, a me per Momo ti spiace incredibilmente. Il suo unico difetto è avere un design dimenticabile, però... No, comunque, andando avanti, fondamentalmente dopo questo scontro arriva anche lì da capo, cioè, diciamocelo, a parte che Kubo si diverte a fare queste cose, ma in questa seconda parte della Soul Society i momenti da Chad, chiamiamoli in questo senso, si sprecano. Questo è il momento in cui ti fa vedere questa benedetta alabarda, fa con la potenza di 1000 Zampacuto, che non tornerà mai più nella vita, che viene fermata da Ichigo. Neanche impegnandosi, fondamentalmente. Non ho preso la doppia tavola semplicemente per una questione di spazio. La trovo una tale cazzata questa cosa. Cioè, però è figa. Cioè, come lavora qui? È abbastanza in linea con quello che succede in Bleach. Nel senso, 1000 Zampactoie. Ne vediamo effettivamente al massimo. Però serve per fare le esecuzioni di chiunque nella Soul Society, porco il... Vabbè, chiunque messo in condizione di non muoversi. Però l'ho voluta prendere apposta, perché come ha detto Camilla, per me questa è l'esemplificazione. Cioè, qui è Kubo che ti crea una sua stessa logica interna al manga, e poi dice, lol, nope, Ichigo è il protagonista, facciamogli fermare la Zappaputo che ne vale 1000 con il retro della spada senza impegnarsi. Un milione. Che poi sapremo. Sì, che poi sapremo. Poi vabbè, era bella. Sì, che poi ha parlato una bella tavola. Però... Sì. Però è una di quelle, è quelle classiche cose che tu vedi. Il protagonista è uscito dall'allenamento super sbaragnao. Dobbiamo fare una cosa semplice ma d'effetto per far capire che è diventato ultra sbaragnao. Sì, facciamogli esatto. Fermare tipo la felice. Cioè, Antan che ha ripreso la battuta di Cristiano di prima, dicendo non lo sai, lo stoppa lo stesso. Esatto. Tra le altre cose, non vorrei dirvi, ma secondo me anche il pathos che riesce a dare man mano che si arriva all'esecuzione è carino. Cioè, l'avanzare delle pagine finché non arrivi al momento in cui ci ferma il tutto funziona, perché tu in quel momento hai un'idea che tutti si stanno muovendo, proprio Ichigo non lo vedi più, quindi vabbè, è palese che debba arrivare, però cioè, comunque tu fino all'ultimo ti tiene con il respiro sospeso. A me una cosa che piace, che è la cosa comunque che mi è piaciuta di più della, di tutta la Soul Society, è appunto che non è solo Ichigo che si sta muovendo per la coppia,
ma so veramente tutti, perché tutti stanno capendo che c'è qualcosa di marcio in questa esecuzione così, così anticipata, così di fretta, e per quel tipo di illecito che ha compiuto lei. Per dire, Ukita che già c'è lì che ti fa vedere che sta prendendo oggetti strani. Esatto, Ukita che sta prendendo robe buffe della sua famiglia, c'è chi si muove, comunque ci sono tutti quanti, tipo gli altri ragazzi, cioè gli altri di Oka. Non mi ricordo, lo scudone, lo scudo quadrato col, col coso della famiglia, non mi ricordo. Sì, scudone della famiglia, oggetti. Sì, sì. Però fondamentalmente sì, c'è Zaraki che sta andando a dare una mano, quindi c'è anche lo scontro con gli altri, con Ikkaku e, oh mio Dio, Ikkaku è il sottoposto di Komamura. Esatto, sì. Gli altri tenenti, quindi capiamo, c'è tutta una serie di c'è una concitazione intorno a questa esecuzione che poi in realtà viene fermata dalla presenza di Ichigo. Perché probabilmente Rukia non sarebbe comunque morta, no, perché Ukitake sarebbe riuscito a fermarlo, a fermare la feniciona che la stava per sbruciacchiare. Probabilmente sarebbe poi bruciacchiato lui, però per un attimo avrebbero tentato di farla evadere. Sì, sì. Ah, poi è bellino anche come viene seguita tutta la vicenda del nostro capitano ragazzino, di cui mi dimentico continuamente Toshiro. Il nome. Toshiro, Tsugaya, che comunque da subito capisce che ci sono cose che non vanno, perché è troppo strano. Perché e anche lui è sempre stato più intelligente. Lui è sempre stato più intelligente. Anche lì è bellino poi vedere le connessioni che ci sono tre. Cioè che lui è su una gerarchia superiore, ma ha comunque delle connessioni diverse, perché è molto più giovane, quindi è amico con persone diverse. Ma poi conta che Angelo, che lui era il terzo in comando della decima, non il vice. Lui è passato direttamente a capitano, perché banalmente noi sappiamo chi non si fidava a dare il titolo a Rangiku. Però ecco, no, fondamentalmente ecco, questa è una cosa che poi in futuro Kubo... Chi avrebbe dato il titolo? Cioè, scusatemi ragazzi, ripeto, noi sappiamo chi, letteralmente è la stessa persona che ha scritto come biglietto di addio, vado, forse torno, ciao. Però no, fondamentalmente questa cosa di Tsugaya è carina, ma a mio avviso è super dimostrazione Jump, che i manga all'epoca dovevano raggiungere i mille capitoli. Tsugaya ti viene detto in quel momento che lui effettivamente non è capitano da molto, che il Bankai non l'ha raggiunto da quanto, che non lo sa controllare benissimo, e questa cosa quando poi noi arriveremo a ottobre, settembre, ottobre, novembre che sia, per riparlare di Tsugaya, cioè, questa cosa Kubo non te la ripete più tecnicamente, però noi, il lettore dovrebbe ricordarsi da qui che per l'appunto lui non ha raggiunto determinate vette che i suoi colleghi invece hanno già, che i suoi compagni capitani hanno già raggiunto perché più anziani. Solo che questo concetto, man mano che passa il tempo, magari, cioè se fai 700 capitoli di manga, infatti Gin lo stricciola. Infatti Gin lo stricciola, cioè Gin lo tratta come fosse un ragazzino, non lo tratta neanche come un pari di grado. Vabbè, Gin comunque la gioia di altre persone invece ho messo questa tavola sempre per Kubo prova cose, perché fondamentalmente a Yuroichi deve essere super veloce. Che facciamo? Sto twist di linee cinetiche, immagini residue di Yoroichi, con alcune più solide, alcune più etere, non lo so. Anche lì è qualche cosa che ha dato a lei, ha dato a suoi fan, ma non a tutti. Cioè, qualche cosa che ho trovato molto carino inserire. Posso protestare per l'assenza di Senbon Sakura Kageyoshi? C'è dopo. Lo penso dopo. Io di questa me l'ero salvata con l'onomatopea. Io ho preso l'altra con l'onomatopea che mi ha dato tu. Sì, sì. Domanda: uno, se vi piace questa tavola, a me sì, e due, quanto vi sta antipatica, per non dire altro, da 1 a 10 Soy Fon? No, è una povera assai. Secondo me, Dennis, digli qualche cosa tu, perché secondo me ti piace come è stata costruita. Io tiro.
Risposta sua in realtà. Io l'ho buttata così a casissimo, cioè non lo so, dimmi tu, Dennis. Io immagino un disegnatore italiano-americano che vede questa tavola e la esplode. Esplode. Sì. No, ma infatti, guarda, ti giuro, il mio pensiero è stato: è bella ma giapponese. Esatto. Stavo pensando a quello, non te la farei. Stavo pensando a mille modi in cui puoi fare una scena di velocità in alto. Pensa a Murata come fa le scene di velocità con. Non so come si chiama, cioè, è proprio un approccio diverso col ninja, è un approccio proprio diverso, più americano quello di Murata, quindi ti dico, ci sta, non l'avrei io fatta così, ma non perché la farei, cioè, meglio, semplicemente perché ho un'estetica diversa, però è figa, cioè, è chiara. Kubo è giapponese, è molto giapponese ed è molto tamarro, quindi tu magari non sei né molto giapponese né molto tamarro. No, ma infatti, ragazzi, io sono molto tamarro, anzi. No, ma ti dico, volendo fare i pignoli, è perfetta, nel senso che tu hai la direzione da destra a sinistra, segui perfettamente tutte le vicende, non è che le ha invertito altro, funziona, non ha un difetto, non è che ha difetti. Boh, cioè... No, ripeto, io l'ho voluto a me piace Flash. A me piace Flash, è un problema. L'ho voluta mettere proprio perché nell'ottica del Kubo che prova cose nuove, Kubo che dà ogni volta determinati personaggi delle rappresentazioni specifiche, questa è effettivamente una cosa che dà Yoruichi e Soifon, perché sono loro quei personaggi che fanno questo. Altri personaggi che magari comunque utilizzano la stessa tecnica che era lo Shunpo, non gli dà la stessa rappresentazione, perché non sono per l'appunto loro due. Sì, ma anche perché solitamente lo Shunpo lo usano uno contro uno, è solo un avvicinamento e invece qui è proprio la caratteristica di quel personaggio e poi è in un momento in cui è lei contro personaggi non giocanti. Sì, contro quelli. Noi siamo i servizi segreti. Vi avevo addestrato io fino a qualche anno fa. Prego, signore, guardi qui. Comunque vi dico, a differenza di Angelo, a me Soifon non è dispiaciuta. Cioè, anzi, tutto sommato, ho abbastanza apprezzato il personaggio. Cioè, mi è piaciuto che lì ci sia stato comunque un personaggio forte, un personaggio che all'epoca non era neanche scontato. Donna abbastanza, come dire... solitario, cioè che non avesse la necessità di avere l'approvazione degli altri, dell'intero corpo maschile di capitani, però per l'appunto aveva un rapporto con Yoruichi che la porta a comportarsi in maniera differente, cioè, mi è piaciuto. Sì, Soifon è l'altra solitaria che non ha tutte quelle interconnessioni, intrecci, stratificazioni... Però lì lo vedi nell'ambito comunque del suo ruolo nella Soul Society, perché comunque lei c'ha i servizi segreti di base, sì, concettualmente, e quindi ci sta che stia un po' sulle sue, anche perché potrebbe essere che lei deve indagare sui suoi stessi colleghi, indagare o direttamente uccidere, perché tra l'altro a me sta caratterialmente antipatica, ma il personaggio è interessante, in realtà è un po' patetica, è un'antipatia di carattere, capito? La trovo patetica nel senso più quasi melodrammatico nel suo rapporto con Yoruichi, anche lei sto amore sta dedizione platonica che poi tipo, perché non mi hai portato sei andata con Urara cattiva, pensavo fossimo super amiche e invece... Sì, questa è la roba molto... Cioè, giustamente Yoruichi sta così e dice, ma che te devo dire? Seriamente? Andando avanti, arriviamo a uno dei altri momenti che secondo me da capo che rimangono nelle community, lo sguardo di Yamamoto, che nell'anime hanno reso decisamente peggio, non peggio nel senso più brutto rispetto al manga, l'hanno reso ancora più potente di come Kubo l'ha voluto rendere qui. Che ha detto Angelo? Il tratteggio che c'è sulla faccia mi piace tantissimo. Sì, vabbè, lo puoi prendere, cioè, è fighissima. Cioè, se tu mi vuoi incutere timore, la vignetta sopra di Yamamoto è... Sì. Cioè, io devo essere sempre... Anche quando per la prima volta usare il giacca, mamma mia. Si brucia la gomma, non si cancella, si brucia. Esatto.
Ma io vi giuro, cioè, è da queste piccole cose, sapete quanto io apprezzo Yamamoto, da queste piccole vignette che inizio? Cioè, stiamo parlando di uno in mezzo a tutti i capitani pericolosi. Zaraki che dice quello che deve prendere a spalate, Yamamoto ti guarda e tu svieni. Ma cioè ragazzi, anche solo sentirti no, resta, ma riduci tutto il mondo, ti piace del bici se non lo guardi per Yamamoto e per Zaraki? Voglio chiedere che ci bannano il canale se risponde. Esatto, gli piacciono i pregi di Inoue. Sì, esatto. Cioè, fra, immagino solo sentir dire riduci tutto il mondo in cenere. Sì, io sto aspettando quel momento del quello di Jinjaka. Esatto. Allora, mi dispiace il taglio qui, io pur di avere la doppia ho fatto carte false, non sono riuscito ad apparare perfettamente la tua metà, no. Ti chiedo scusa, però è una delle prime volte che Kubo si cimenta col fuoco, se ci fate caso, è una delle primissime volte che decide di fare una tavola così col fuoco. Un'inchiostrazione sul kimono, porca miseria. Cos'Angelo? L'inchiostrazione sul kimono, quanto è bella, le fiamme col grigio. Ma oltre all'inchiostrazione sul kimono, una delle cose che ad esempio stavo notando, se voi guardate sulla sinistra, no? Ti fa non doppia tavola intera, no? Hai la parte sinistra, diagonale, tensione, eccetera, eccetera. Hai un tratteggio su Kitake e Kyoraku. Hai un'ombra totalmente differente sul volto di Yamamoto. Vuoi la luce, vuoi il fatto che deve essere minaccioso, vuoi tutto. Non lo so, sta tavola mi funziona in una maniera incredibile. Ma a me, poi qua magari sentiamo anche gli altri, ma a me piace un sacco come il nero del laccio che ha nella barba riesca a bilanciare tutto, praticamente. Se non, nonostante io l'abbia tagliata male. Sì, però bilancia un sacco, secondo me. Il nero, il tanto nero che c'è sotto col kimono e il poco nero che c'è sopra. Mi dà molto un senso di equilibrio quell'accetto nero della barba, però non so se sono i miei occhi fallati. No, in realtà c'ha senso, perché se no la barba si sarebbe persa nel tratteggio del muscolo. Muscolo e delle cicatrici. O lavoravi con più nero nella muscolatura e lasciavi la barba più nitida, oppure avevi un espediente così. No, non lo so. Ripeto, mi rendo conto che qui non stiamo parlando della tavola più sperimentalmente eccezionale di Kubo, però è uno, come vi dissi, è uno delle prime live, è uno dei motivi per il quale io mi ricordo di lui. Cioè, ho aspettato, uno dei motivi per esempio per cui aspettavo questa parte di live era prendere sta tavola e piazzarvela, perché... Stai parlando. Esatto. Andando avanti, questa è un'altra cosa che effettivamente da capo non hanno tutti, non tutti i personaggi hanno in Bleach. Ve l'ho voluta prendere perché da capo... Questo è il Kubo prova cose, di nuovo. Kubo? E di nuovo prova Kubo cose. Prova cose. Perché era per questo che l'ho presa. Cioè, di nuovo, non l'ha mai fatta una cosa simile. E non so se la... non penso che la rifaccia più. Brava Camilla. Io non lo so, cioè sono d'accordo con quello che diceva Dennis prima, ce lo stiamo ripetendo più volte, qui ha studiato, ha sperimentato un sacco di volte, e io non so voi, cioè davvero vorrei avere quell'uomo, senza i suoi occhiali da sole, per chiedergli un attimino se lui avesse sperimentato, perché non lo so, voleva che le vendite andassero meglio, perché voleva provare lui cose, vorrei capire il perché è bello comunque che lui sperimenti così tanto. Perché poi comunque torna tutto. Cioè il fatto che lui qui, invece di mostrarti diverse vignette, ma ti fa questo spaccato giù per mostrarti i movimenti dei loro colpi, cioè mi dà un'idea di dinamicità, nonostante paradossalmente siano tutte scene fermissime che non, in realtà non te la dovrebbero dare. Soprattutto con la vignetta, con la parte superiore della vignetta. Secondo me sono anche i tagli diagonali che sembra che abbia gettato sulla tavola sopra le vignette come se fossero tipo carte di un domino. E che sono quindi tutte affastellate l'una sull'altra, anche parzialmente sovrapposte per certi versi, o che sembrano parzialmente sovrapposte. E tutti questi tagli diagonali gli danno un po' più di movimento. È carino che ti rompe anche un po' la sequenza. Danno anche un aspetto quasi caotico. Dennis. E che poi passo per i rompiballe, a me non piace.
A te non piace. No, 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 è giusto avere pareri diversi e sapere perché. Ma no, a me non piaceva neanche, a me non piaceva neanche la doppia tavola di prima. Cioè, o meglio, non è che non mi piace. Ha il difetto classico del giapponese mangaka che usa le fiamme. Ma in caso, cioè in caso, non so perché è tardi, in caso ve lo dico poi nel privé. Ma sono proprio... Il privé. Si può, è il post live, come... cioè in privato. Io cioè vi chiedo, perché è molto caotica questa tavola. Sì. Non dico che, ribadisco, non è che è brutto, cioè non è brutto in assoluto, non trova il mio gusto. Domanda. Sì. Secondo voi, se invece di mettere tutto sotto avesse contornato con le linee cinetiche che seguivano le stesse, no, linee tracciate nella prima vignetta, dando ordine al caso, non usciva meglio? Sto pensando, sai che sto pensando di una tavola che ha un'idea come quella che dici tu, che c'è una scena centrale e tutte le vignette rotte intorno. Hitachi contro Sasuke, quando si lanciano gli shuriken, che hanno la scena centrale, anche, sì, e intorno sono tutte vignette, tutte a punta, 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 che pure è una cosa che Kishimoto fa tipo solo quella volta, ma non la fa mai più, però lì è molto più bella, secondo me. Quella lì è molto più bella. Pensandolo così, effettivamente sarebbe più efficace. No, ma cioè, poi, dico, sarebbe da provare a farla per vedere se veramente funziona, però a me, immaginandomela, credo che il senso di caos qui c'è. Sì. Penso che sia voluto. Penso che ma sì, ma è probabile, solo che a me, cioè, turba con tutte quelle onomatopee poi messe lì, cioè proprio a me soffoca questa tavola. Cioè, questo sarebbe da vedere in però, originale, però, tipo, se a livello di ce l'ho io. Ah, dico, a livello se di giocamento a me l'idea comunque non dispiace, perché se nella lettura a me dà l'idea del andate. Dico, mandami l'originale su Telegram così la vedo. Fate. Adesso, okay. Adesso. Vabbè, allora intanto capito. Mentre fate, dico, sto dicendo, a me l'idea che aveva dato era ovviamente parte superiore, clash, poi il caos dei colpi sotto, da, molto, ecco, per l'appunto il giapponese, ma anche un po' quello pezzotto del i personaggi che devono fare rumore mentre si colpiscono, e quindi questa mitraglietta di onomatopee che ti fanno sentire i colpi. Cioè, sotto quel punto di vista, l'idea che mi esprime, almeno durante la lettura, non mi creava un problema perché mi sembrava coerente con quello che mi volesse mostrare. Però adesso che tu ad esempio mi dici il fatto di contornarla invece di lasciare tutto quanto sotto, se me la immagino, sì, come l'hai detta tu, effettivamente sarebbe più carina. Sì, io poi, visto che siamo, giusto per dare anche un attimo il contesto, è molto facile giudicare a posteriori o dire come si poteva fare meglio. Bisogna considerare un fattore fondamentale. Se tu hai, come in una produzione francese, 3 settimane per fare una tavola, cioè hai 3 settimane di tempo per valutare come renderla al meglio. Kubo aveva 7-8 ore per fare questa tavola. Quindi, cioè, chiaramente ci sono dei limiti ovvi nel tempo di pensarla. Già è ammirevole che in questa saga e con quei tempi abbia sperimentato così tanto. Poi ci sta che, per esempio, nelle saghe successive, da che io ricordi, perché potrei ricordare male, si stabilizza più o meno su un tipo di... Sì, però sperimenta molto più stilistica, a livello stilistico, proprio di disegni, di tratto. Secondo me qui semplicemente era abbastanza sicuro che andava, vendeva, perché ormai comunque era un po' avanti la storia. Era... Quindi fa, se non lo faccio, quando lo faccio? Cioè, più o meno se... Io ti dico, ci sta anche. Io vi dico, per quanto... Allora, volendo fare un ragionamento tutto tondo... Io nel rileggermi i volumi e tutto quanto il resto mi sto leggendo anche i vari messaggi che mette, eccetera, eccetera. Ci sta quello che dite, perché effettivamente se deve trasparire qualcosa dagli autori, e questo ragionamento l'abbiamo tristemente fatto con Miura l'anno scorso, altri per quanto riguarda i messaggi che ti lasciano a fine volume, quelli che lasciava Kubo all'epoca erano molto di un ragazzino che si stava divertendo, che stava nel momento massimo della sua vita, ecco. Che ti raccontava del fatto che sta cambiando casa, ti raccontava dei vicini, non ti parlava di eccessive malattie. Quindi sì, cioè, ci sta che lui effettivamente magari era in un momento di... non mi viene il termine giusto, in un momento d'oro, mettiamola così. Ecco, in un momento era di... Era in buona. Cosa che ha detto Camilla? Era in buona, come si può dire, stava bene. Ok. Tra le altre cose, questa l'ho messa semplicemente perché, vabbè, raga, primo Bankai Ichigo, che fai, non la metti? Tra l'altro questa era colorida. Che fai, te ne privi? Eh beh, sì, voglio dire, non ha nulla di speciale, però è il primo Bankai Ichigo. Per ordinanza la metti, ecco.
Ora arriviamo a una cosa a cui teneva Camilla, perché Camilla mi ha dato la versione originale e la questa qui invece è la versione con le onomatopee nostre. Le nostre, con le onomatopee americane. Ah, altra tavola che farebbe esplodere un disegnatore occidentale, questo. Sì, cioè, molto guarda, giapponese, la a Danny se non piace. Ormai questi lì. Vabbè, zero. Io quanto sarebbe stato meglio se fosse stato lui che si ferma e poi tutte le cose a contornarlo, tipo cosa rinascimentale, no, coordinatissima. No, però a parte gli scherzi, per quanto a me questa piaccia, in un certo senso però mi ricorda che siamo non saprei neanche spiegarvi il perché della sensazione, ma mi ricorda quasi che siamo negli anni 2000. Vuoi forse, non dico per la non pulizia, però per questa cosa del muovo il braccio e c'ho tutte queste spadate, che è rimasta anche ora in tante produzioni giapponesi, però quasi in maniera più pulita. Cioè, non questo caos qui, per quanto ci stia, perché fondamentalmente ti rappresenta lui che sta limitando tutte quante le lame di Senbonzakura. Però ti fa il movimento solo e poi qualche cosa di più preciso intorno. Però non lo so, a me comunque piaceva. Semplicemente, effettivamente, mi ricordava anni 2000. E questa era la versione con le... vabbè, un po' più scura, però con le onomatopee originali. Scusate. No, vabbè, non sto dicendo... non vedo troppe differenze, cioè, francamente. No, questa non è una di quelle che non è una di quelle che dici, ah, è proprio un'altra cosa. Sì, no. Infatti. Cioè... Ne sono alcuni che con le nomadopee originali sono molto più belle, ma sì, però mi sa che te ne ho inviata anche un'altra con le onomatopee di Ichigo contro Byakuya, sì. Però. Io ripeto, vorrei vedere quella tavola di Senbonzakura Kageyoshi dove proprio ci sono i tori praticamente. Quella no. Perché no? È bellissima. Perché sì, è bella, ma cioè concettuale, cioè, c'era spazio per una tavola iconica che era quella del Bankai di Ichigo. Vabbè, però scusa, Dennis deve dire una cosa. No, una domanda. La tavola, quella nuvola che c'è a schermo adesso, quella di prima, quella delle spadate, ti ricordi precisamente il capitolo? No. Allora, posso risponderti, ma ho bisogno di tempo e tipo in post live allora lo faccio. Me la collo. No, se sicuro può dopo una cosa allora io sicuro controllo subito, divento multitasking, però dimmi se è utile. Nel senso, vado? Io sto andando. No, no, non è utile. Cioè, era okay, una curiosità mia, ma non utile la live. Okay. Comunque, sicuro dopo il 144. Sì, sicuro. Sì, okay. Perché il 144 è la sconfitta di Renji, che è quella di cui abbiamo parlato su Instagram. Sì, quella ragazza, come ha detto Angelo inizio live, ricordiamo a chi ci sta seguendo, ne abbiamo già parlato su Instagram, stiamo là, non fate i pigri, seguiteci. Esatto. È uno scontro bellissimo. Sgradiamo sì. Camilla, Dennis e Cristiano di parlarne. Camilla, come hai dissacrato questa scena questo pomeriggio? È il salvavita Beghelli di Ichigo. Quello no, no! Che arriva quando lui è nei guai. Vero. Povero Shiro, ma povero Shiro. Però adesso volendo fare un discorso serio, da capo, cioè allora tralasciando che a livello giapponese, e questo è super troppo giapponese, cioè tu c'è il demone dentro, ti salva all'ultimo secondo. Però un pochettino, come diceva Dennis, per la questione del... Oddio, sto avendo un vuoto. Quello che tu letteralmente un'ora fa hai detto, questa cosa riproposta adesso nel 2000... Ah, la roba di Kaien, ecco. Cioè, riproposta adesso nel 2022, magari o non la riproporrebbero proprio, o la riproporrebbero in una maniera differente... Anche adesso che è rimasta sta storia del c'hai la roba dentro che esce, in effetti la ripropongo in maniera differente. Cioè, non... Sì, il mio era un discorso però sulla società e non sulla narrativa, no, in senso stretto. So, sì. Il mio invece è un discorso più narrativo. Cioè, dubito che la società giapponese si faccia un problema. Dennis, secondo me è chiaro. Scusami. No, vai, di tu, Cristian. No, dicevo che il discorso di Dennis era abbastanza chiaro. Sicuramente era qualcosa più, diciamo, sociale, sì, rispetto sì, sì. Al... Io qui invece facevo più un discorso narrativo, cioè per come siamo abituati adesso, per come ci stanno abituando oggi, strizzano sempre, cioè non si sono mai ancora allontanati da questo. Oddio, fra,
la corrispondenza manga dell'episodio 19 di Demon Slayer per me è più o meno la stessa cosa, eh. Non c'è il demone, ma c'è la tecnica super figa che all'ultimo secondo ti risolve la situazione. Vabbè, vabbè, non vale prendere il manga brutto. Dicevo, manga, no. Altri tipi di manga. No, ancora peggio è quella dell'ultima saga in cui Tanjiro... Smart che quindi succede 700 Angelo, volte. Angelo, tu devi arrivare. Ah, inutile, lascia perdere di Musa Slayer. Tanto tu devi vedere la roba dopo. Io lì ti recupero direttamente a Pavia infartato. Ma guarda che bella gist! Ma che bella gist! Allora, l'episodio registicamente è una roba incredibile. Però sì, il problema è cosa? No, Andy, però non è questione. Cioè, il punto. 78. No, vi prego. Io. Scusate, questa cazzo di fiamma del sole mi ha rotto le palle. Comunque, vabbè, Angelo. Porca miseria, che mi dovete costringere. Allora, stavo dicendo, commento di Anpan un attimino per fare informazione pubblica: non è che andava sto Deus Ex Machina e oggi non va più, va ancora. Semplicemente lo mettono in maniera differente. Metterlo anche con Naruto non è esattamente, cioè non ci sta, perché per dire, già in Naruto è stato costruito in maniera differente all'epoca, qui ti fa, cioè il meme di Camilla un pochettino è un po' realtà, cioè ti funziona quasi come salvavita a Beghelli, cioè aspetta, la volpe in Naruto non era, cioè era un salvavita, ma era anche una spada di Damocle, perché nel momento in cui si triggerava sì lo mangelo, proprio la costruzione è differente, cioè tu con Kurama te lo immagini che può accadere, qui letteralmente ti arriva. Che però comunque è una funzione narrativa, poi comunque è una funzione narrativa, psicologica, per Ichigo, cioè è comunque qualcosa che viene utilizzato bene, semplicemente il trick, per come viene utilizzato qui, in effetti nel 2022 il pubblico di oggi storcerebbe il naso, all'epoca si rompeva molto meno il cazzo per il genere. Io ho preso questa... Questo per come è usato qui è proprio un Deus Ex, cioè... Sì, veramente... per come arriva qui è proprio un Deus Ex. Questa ve l'ho presa di... stavo per dire di Kyoraku, di Byakuya, per il semplice motivo il ritorno della rubrica Kubo fa cose che non rifarà mai più. Ma per fortuna. È un peccato. Aia. No! Allora, a me questo coso che fa Byakuya qua fa schifo, però... No. Dai, cioè... Allora, sentiamo le due, bilance, perché ti fa schifo, che io neanche lo sapevo, Angelo, perché ti fa schifo? Perché è stupido, cioè, se tu mi fai le colonne di spade che si dissolvono come petali e il tuo ultimo attacco è che te fai ste cazzo di alucce tutte rosa, che poi sono rosa, col cornino davanti... Cioè, scusa, vogliamo fare rosa. Spoiler? Esatto. Vogliamo fare spoiler con le alucce come potere finale? Cioè, io ho una camicia, io ho una polo salmone, cioè in questo momento dovrei uccidere Camilla e te insieme. Sì. Peccato che finirebbe al contrario. Perché è una Cristiano... polo, io la odio le polo. Mm-hmm. Vabbè, Cristiano e Dennis, parlate, che vi dissociate da me parlare. Sì, non lo so, dite voi. Cioè, per dire, a me è piaciuto perché dà l'idea di quello che è lui, ovvero la roba imperiale, la roba divina, sacra, cioè mi è piaciuto il concetto. E mi è piaciuto che per l'appunto si sia passato dal swishy swashy dei petali al, vabbè dai, ci faccio una tecnica più solida che ha anche un po' più senso dal punto di vista concettuale. Non so Dennis e Cristiano come l'hanno pensata. È esattamente come te, è proprio iconografia divina giapponese base. A me, poi comunque a me piace. Sì, a me... Cioè, però, se penso che questo ha fatto l'oceano di spade prima, passo in forma offensiva. Fai parlare... Utilizza il bankai del far parlare Camilla. Ah, Angelo, a me piacciono nei manga le suore con le katane, quindi che ci capisci che la mia soglia di interesse tante volte è il sing piace a tutti. Tranne a me. Camilla, no, non dico niente, nel senso che Byakuya ci ha abituato a un altro tipo di design di spade, quindi è bello vedere che sblocca l'ulteriore, la vera assoluta sicuro, definitiva mossa finale e è bella, cioè è scenica, dai, ci sta, cioè anche se io preferisco di più, trovo sia più inquietante il gesto proprio di
lasciare affondare la katana nel terreno e poi escono fuori. È figo perché è un controsenso, perché paradossalmente questi che combattono, cioè almeno per lo più l'ho vissuta così, questi che combattono con il dovere impugnare la katana fino all'ultimo, tipo per l'appunto... Sarai. No. Renji? Tipo Renji? Ah, una sì. Santa che giornata, tipo Renji che fino all'ultimo tiene l'impugnatura della spada, paradossalmente Byakuya, la sua tecnica più forte, la molla. Cioè, ma qualsiasi cosa la molla, prima la fa disperdere la lama, poi butta via tutta la spada, poi in realtà gliene compaiono 800, sì. Sono tutte rosine. Poi quelle 800 hanno un po' il mezzo retcon quando serve, sì. Perché... Comunque, da capo, per la roba 2000, io questa cosa non lo so, io ho questo background che non so se appartiene anche a voi. Questa è un'altra tavola che se io la vedessi oggi, senza sapere cosa fosse Bleach, direi, ah cazzo, ma sto manga è vecchio. E non lo direi per quello che pensate voi, io lo direi per il contrasto bianco-nero. Cioè, il fatto che abbia fatto le due mosse che andassero a formare un'ala bianca e un'ala nera... mi hanno ricordato ragazzino metallaro degli anni 2000. Proprio yin e yang sta roba. Cioè, sembra quasi voler sottolineare, vedi spettatore, quello è il cattivo, vedi spettatore, quello è il buono. Però te lo mette invertito, quindi tu dici... E a maggior ragione, ragazzo, anni 2000. È un lampo nero... Eh? No. In Giappone è normale che noi abbiamo una concezione diversa. È invertito in Giappone. Però bianco, noi occidentali in realtà diciamo wow, è che vero, bello. Ora mi stai facendo ripensare a Devilman Dennis. Però contate una cosa, cioè, è fatto per un pubblico giapponese, cioè il messaggio è rivolto al pubblico giapponese. Esatto. Però, come altre opere insegna, quello che poi arriva al pubblico occidentale viene poi letto secondo i... cioè dopo puoi farci una così, puoi fare un'analisi critica pensando a questa è una cosa per giapponesi, scritta da giapponesi per giapponesi, ma il primo impatto che tu hai con l'immagine lo traduci sempre nei tuoi canoni culturali, soprattutto se sei giovane e non hai ancora determinati strumenti, quindi sì, ci sta il wow, contrasto, il buono è color nero, il bianco è color rosa, però vabbè. Siamo noi a 15 anni, facciamo le sovranalisi sbagliando malissimo. C'è chi ancora crede nelle sovranalisi di certe opere, ma non apriamo vasi di Pandora. Questa è la tavola che t'avevo detto. Sono il massimo esperto di Vabbè. Sono il massimo esperto in sovranalisi. Dicevo, Denis, a proposito di sovranalisi, questa è la tavola che ti stavo dicendo. Aspetta, che non stavo guardando. È quella che dicevi per il tondo. Cioè, l'ho presa letteralmente perché se ci fai caso, non è che nella Soul Society utilizzi così tanto il tondeggiante. Anzi, mi sa che forse questa è praticamente unica. Ma dici quella di Ichigo che ha vinto? Gente che si picchia per questo un po' cioè, perché tornando sul fatto che anche la forma della vignetta ha un suo utilizzo narrativo, quindi se è normale, se c'è un diagonale, se c'è una Madonna, perché oggi non riesco a parlare, una rotondità, se c'è una rotondità mi indichi qualcos'altro. Qui Ichigo ha vinto, è un momento di rilassamento, è un momento per l'appunto tranquillo, boom, ti fa questo tondeggiante. Semplicemente, per cui dire, Kubo, a mio avviso, delle volte lo fa spesso e volentieri, delle volte non lo fa, però qui nella Soul Society questa cosa delle forme differenti delle vignette lo fa parecchio e mi è piaciuto prenderla, semplicemente così, perché mi ricordo poi che dopo non è che lo farò più di tanto. Scusatemi. Torniamo. Allora, qui siamo... Abbiamo 20 minuti. Qua hai già... Vabbè, tu in realtà hai già passato la sconfitta di Byakuya qua, che va a chiudere per me un po' di discorsi che si fanno in tutta la Soul Society sulla nobiltà e su come funziona, perché se ci pensi sia lui che in parte Rukia che Soifon portano avanti da tre punti di vista diversi questo discorso della nobiltà, cioè del Byakuya che è il capo, diciamo, Soifon che è quella nobile con le pressioni sociali addosso e che soffre del fatto che c'è quella che è più nobile di lei, che è Yoruichi, perché Yoruichi è da supereroe. A me sembra che più Soifon sia proprio il vassallo
mentre sì. il mentre Rukia era la parvenu, la nuova nobile, che giustamente si sì, che ci faccio io qui? E, no, la debuttante è un'altra cosa. È tipo, sì, quella l'adottata che dice che ci faccio io qui? Perché sì, comunque Soifon era sì una casata, una dinastia così, però assoggettata a un'altra famiglia, quindi era tipo come se appunto fossero dei vassalli, se così vogliamo definirli. E Yorui c'è la super mega nobile, super mega figa, che però ha il comportamento da persona normale, sana, sì, che sì. capisce che quella città è completamente rotta e sbagliata per come funziona. Sì. Infatti, tra l'altro, aprendo e chiudendo parentesi sulla cosa anche Byakuya, io non ho voluto neanche nominare l'allenamento con Zangetsu, perché banalmente, a mio avviso, ha ripetuto abbastanza dei concetti che avevamo già visto prima, e più o meno basta, cioè l'unica tavola che anche lì avrei preso era una doppia in cui, per costruirti lo spazio, invece di crearti la caverna, ti disegna le lame che fanno da contorno e che quindi ti fanno capire sì. che sono ficcate nelle pareti e quindi ti fanno che i muri delle pareti. Sì, è carina, ma per il resto è... Sì, non era degno della live. È carino, no, è carino anche il fatto, secondo me, che lì c'è un avvicinamento tra Ichigo e Renji dopo il combattimento, sì. e che quindi lui prende, si prendono coscienza del fatto che entrambi vogliono aiutare Rukia. Sì, c'è proprio un parallelismo definitivo. Sì, c'è un capitolo in cui c'è quel parallelo di Renji che combatte con Byakuya e Ichigo che combatte con Zangetsu. Ci sono proprio le tavole che sono tutte costruite con loro stessi. Dicono addirittura però la stessa cosa a un certo punto, cioè molto carino. Esatto, quindi è una cosa non molto è... da manga. Cioè, sì, costruirla con altri medium non è facile, per dire, in un romanzo non saprei come fare. Non lo fai. Ma neanche fai in un film o fai lo split screen o devi alternare. Il punto è che lì, secondo me, ha ripreso l'idea che aveva avuto per il Bankai, cioè Urara che fa la cosa pazza e Ichigo che è abbastanza talentuoso da seguirlo, e l'ha replicata per l'allenamento dello Shikai, l'ha replicata per l'allenamento del Bankai. Cioè ha fatto stessa identica cosa. E Urara che fa la cosa pazza e Ichigo che se lo può permettere di farla, mentre gli altri ci finirebbero malissimo. Il protagonista. Sì, non... Ah, il plot armor del protagonista, sì, vabbè. Cioè, il protagonista no. si allena nella metà del tempo rispetto agli altri, in qualsiasi modo. Ecco, quando mi accorgo che un'idea l'hai proprio riciclata brutalmente in quel modo... Più che si allena nella metà del tempo, si allena con l'efficacia perfetta, cioè è tutto perfettamente efficace quello che... Comunque, siamo negli ultimi 15-20 minuti di live... Ho messo il piatto principale, cioè fondamentalmente anche questa live era parte del suo piano, quindi prima tavola in cui vediamo... Lui tra lui. Che non... Raga, tutti i capitoli di Giorgio Fra, così arriviamo a 100, dai, datemi questa soddisfazione stasera. Ma vabbè. Non ho preso la tavola di Momo che viene infilzata, perché a differenza di Camilla... No, Camilla ha un cuore grandissimo, però per Momo non ce l'ha. Quindi, a differenza non c'è di Camilla... spazio per Momo. Scusate, esatto, cioè, a differenza di Camilla che non ha spazio per Momo, io ce l'ho. Quindi non volevo rivedere da capo Momo che viene pugnalata. Che vi dico che per me, a parte gli scherzi, è mezzo straziante, perché ti costruisce questo personaggio di Momo che è tenerissimo, gentile, si preoccupa in maniera incredibile per tutti quanti, agisce in maniera un pochettino folle, eh? Cosa? Stupida. Per amore si fanno tante... È ingenua, non è stupida, è ingenua, Renji sì, è stupido. In maniera ingenua, e poi si ritrova... Anche la costruzione fino al momento in cui viene pugnalata, per me è bellissima. Cioè, tu sai che c'è qualche cosa che non va. Kubo te lo fa capire, sai perfettamente che lì Aizen non deve esserci, sai benissimo che c'è un problema, però lei non se ne rende conto. Tu, lettore, lo sai, lei no. Questa dissonanza mi piace un sacco. Vabbè, però lo dice pure Aizen, cioè le persone che ti ammirano sono le più facili da intortare, con quelle frasi che a me piacciono tanto di Aizen. Cioè non dice manco intortare, però non mi ricordo, sono le più facili da ingannare. E... Sì. Ed è bello, cioè nel senso è... Perché poi parleremo di Aizen. Su Aizen dovremmo fare una live, la iniziamo alle 8, la finiamo alle 11, quando arriveranno gli ultimi momenti. Alle 11 di mattina. Praticamente. Esatto.
Questa è stata anche qui offerta gentilmente da Camilla con l'onomatopea originale, ovviamente qui rende. Com'è che hai detto che abbracciava Ichigo? Questo non lo dovevi dire in live, era un po' svarione. Parlavamo di persone stupide. Tra le tante cose ho letto il messaggio, mi è venuto in mente adesso, scusatemi. Vabbè, okay. Però, vabbè, come io che riesco a leggere le vignette di Togashi all'occidentale e a dargli comunque un senso. Sì. Evitiamo di parlare. È stato un panico in quel momento. Comunque, a parte tutto, questa è la sequenza da capo. Torno sul disco di Movie Guru, riesce a creare dei momenti iconici. Che, per essere cioè, franco, prima dove... avete questa vignetta che adesso state trasmettendo, esatto. Con la ormai lo dico, l'onomatopea che abbraccia, bene. Che accompagna Ichigo e tutte le tre vignette. Ichigo sparato come un cannone, e poi hai questa. Questa, secondo me, è un po' più universale, nel senso è carino che dia l'idea di movimento con la forma delle vignette, questa cosa mi piace un sacco, cioè c'è del movimento dato tutto da quello e non dalle linee cinetiche, quindi questa cosa mi piace tantissimo. Ma ti dico, io adoro la contrapposizione, cioè qui per l'appunto le linee cinetiche non servono perché ha totalmente fermato il moto di Ichigo, cioè è proprio quella situazione anche lì super giapponese del si è fermato tutto. Si è fermato tutto e solo Aizen si muove, anzi, soltanto il suo indice si muove. Tant'è che poi, per l'appunto... A Dennis non piace. No, a Dennis... No. perché lo vedo... Lo vedo molto, molto... Ormai trasparente. Lo vedo, è trasparente. sarà fra un discorso molto... È conseguenziale quella di prima e questa? Sono conseguenziali? Sì, sono conseguenziali. Allora, tipo, stavo pensando a quello, ve lo dirò in post live. Ok, il fuoco è questo, mi ricordo, me le segno le cose. Vabbè, tanto abbiamo finito. Vabbè, c'è no, quella della falciata lascia perdere. Vabbè, era semplicemente per far vedere la sequenzialità di Aizen che... Ah, questo piccolo spoiler, chat, questo era lo sfondo che avrebbero dovuto avere queste live, ma... Non esiste colorato su internet, quindi ciccia. Non l'hai colorato tu? Con il mio sangue. In futuro potrò farlo a breve, probabilmente. Quello sarebbe stato un bel contrasto, anche se sarebbe stato Però da capo, no, vabbè, a parte gli scherzi, a parte l'inside joke, l'ho messo veramente per l'inside joke, da capo, non posso chiamarla poetica di Kubo, perché sennò qui viene Cap e mi prende a calci in testa, però... l'immaginario di Kubo, cioè ti riesce a creare questa immagine che è figa, cioè è un design così stupido quello dei Menos grande. Ma allora Ichigo blocca l'equivalente di 1 milione di Zanpakuto senza fare un cazzo, Aizen che è palesemente il più forte di tutti i capitani tolto forse di Yamamoto, che blocca la spada di un ragazzino di merda al suo primo Bankai, ha perfettamente senso, nel senso in realtà è tamarro pure questo, cioè non è che io dico che Aizen non è tamarro. Tamarro ma è coerente, perché Ichigo ha battuto due capitani. Uno che... Sì, ma sti cazzi, cioè posso dire sti cazzi della coerenza. Cioè è il villain, a parte tutto, ci siamo in un momento in cui ti sta presentando il giga villain che ha finto la sua morte, che è il più forte di tutti. Ma in quel momento Aizen sta letteralmente facendo il cazzo che vuole. Lì l'avrebbe potuto far ballare la mazurka in mezzo ai personaggi e nessuno avrebbe potuto niente. Cioè, il momento era quello, C'è un personaggio come Yamamoto che sai cosa fa in seguito, che tipo di personaggio è, e sta lì tranquillamente a guardare i raggi di luce, le X-File che si prendono... Ma tu pensi che io non mi sia triggerato violentemente in quel momento per quella cosa? Perché è un modo di narrare che mi dà violentemente sul culo in qualunque manga, in qualunque opera, che ha il personaggio strapotente che potrebbe fermare quello che sta succedendo e non fa nulla, perché in quel momento la narrazione richiede che sia così. Fa cagare, però te lo devi accollare. Okay. Mi si era slacciato il sandalo. Cioè, così. Io per me è un non prendiamoci in giro. Cioè, accetto che fa cagare, ma accetto che faccia cagare perché sì. Sì. Comunque, niente. La live praticamente, a livello di immagini... Aspetta, sì. Gli ha
possiamo dire che quello che è successo, cioè che coso lo spiegone su, perché c'è lo spiegone di Aizen su, sì, sì, su non... perché ha fatto tutto questo. Noi diamo per scontato che lo sappiano tutti, no, no, che hanno preso non la pietra delle mille meraviglie. Lo chiedevo solo con le immagini, vabbè, le immagini dello spiegone. Ho messo soltanto l'Aizen move alla fine. Andate voi, cioè dite tutto quello che dovete dire su Aizen. Aizen. Camilla, vai. Che si è messo il gel prima di fa sta mossa. Che a me fa è tanto figo, ma se ci pensi è stupida da morire sta cosa, che uno diventa cattivo tirandosi indietro i capelli. No, c'era tutto il discorso. E levandosi gli occhiali, perché gli occhiali ti rendono una brava persona, e se li levi sei un'altra, infatti, sei un altro personaggio. Infatti l'unica persona malvagia qui in mezzo sei tu, lo ricordiamo. No, si scherzi, vogliamo bene. Però a parte gli scherzi. No, io sono quella che va in giro con gli occhiali fuori, ma non li porta quando è filmata. Però a parte gli scherzi, stavamo parlando, stavi per l'appunto parlando dello spiegone. Ma immagini che io non posso mettere, perché altrimenti avrei messo l'intero capitolo. Però vai con lo spiegone. No, lo spiegone è, aiutatemi se dirò castronerie, perché tutte le volte che lo leggo lo tipo dire ok, è chiaro, è che semplicemente Aizen, in realtà, come altri personaggi in questo manga, cerca, diciamo, di perfezionarsi a livelli che il suo corpo non potrebbe a cui non potrebbe arrivare, e quindi studia nuove tecniche, diciamo. È scoperto che Urara aveva creato questa cosa, soggetto che era lo Gyoku, perché poteva, cazzo, l'ho letto 3 ore fa, proprio fare lo so, le lo Gyoku. No, è che probabilmente sì, probabilmente il modo per raggiungere un certo livello o è diventare un holo, o fa diventare un holo uno shinigamizzare un holo, o olificare uno shinigami. Quindi o creare un Arrancar o creare un Vizard. Pratica. Termini che un Torresi non può conoscere. Strumentopoli che troveremo molto utili nei prossimi capitoli. Esattamente. Esatto. È uno strumentopolo che ci servirà più avanti! Esatto. E così anche lo Gyoku, che viene prelevato con gentilezza e garbo da Rukia. Un garbo e gentilezza, mantenendo perfino viva Rukia, incredibilmente. Che è la pietra delle Il che mi fa pensare a cosa cazzo è servito fare tutta sta manfrina. Non lo sapeva lui. Cosa? Lui l'ha detto. No, Aizen lo dice. Ah, hai trovato il modo perfino di mantenere vivo il contenitore, praticamente. Sì, sì, sì. Straordinario. Tipo parlando a un ipotetico Urara, come se ce l'avesse lì davanti. Lui si è stupito appunto del fatto che avesse mantenuto viva il contenitore dello Gyoku, oppure avendoglielo prelevato. Non era previsto. No, però lì la cosa più carina di tutto questo spiegone, scusami Angelo, la cosa più carina per me è stato in seguito il modo in cui poi Ichigo e gli altri hanno comunque tratto Urara. Cioè, tutto quello spiegone, tutto quello che Aizen ti dice, in un certo senso, a te lettore, ti dà comunque un'idea di un Urara che non è un personaggio positivissimo. Nonostante ti viene presentato, sì, un po' losco, ok? Però losco non significa cattivo. Significa però è un personaggio supportivo. Però è un personaggio supportivo. Però se cos'è? È supportivo. Sì. Supportivo. Sì, no, però quello che volevo dire è che qui ti appare letteralmente come qualcuno che... Non ha effettivamente delle volte le migliori intenzioni. Cioè, già semplicemente il mentire, il nascondere, il imbrogliare un po' gli amici per riuscire a imbrogliare anche i nemici non è comunque il massimo che si possa desiderare una persona. E nonostante tutto, i personaggi intorno ai Urara lasciano abbastanza andare in fretta. Sì, cosa che infatti io non avrei... Non lo so, non lo capisco non lo capisco nell'economia del racconto, non lo capisco in un'ottica di coerenza. Però, noi non siamo Ichigo. Ah, sì. Io non sono Ichigo sicuramente. Comunque, però la linea di costo. Direi abbiamo è rotto, quindi moralmente rotto Urara pure lui, non ha troppo la bussola sì, morale. Sì, nel senso non è che Mayuri sia poi così diverso
No. Secondo me Mayuri non è, non è tanto diverso da Urare, solo che a noi Urare non ci ha fatto vedere quando Mayuri è chiuso nel suo laboratorio. Mayuri è più crudo, quindi magari ti appare come peggio, ma per certi versi, almeno per me, Urare diciamo, è decisamente peggio di Mayuri. L'unica cosa è che quello che fa appare più pulito. Apparendo più pulita, sì, una patina migliore. Lui è quello che sa imbrogliare. Dovrei fare dei parallelismi con delle figure storiche della politica italiana, ma lasciamo per perdere. Sì, sì. Allora, io direi, Angelo, quello che dobbiamo dire di Angelo non ha la benché minima importanza. Camilla, Cristiano, Denis, siamo alle 11:30. Se volete chiudere con un pensiero finale sulla Soul Society, progetti futuri da parte vostra, insulti a Torresi, una cosa qualsiasi, andate. Partendo da Camilla. Angelo. Ho oggettivamente ragione. Ora ditemi che non ho ragione. No, ok. Dai, non possiamo. Posso partire io? Non posso dirlo. Vai, Cristiano. Allora, per me la Soul Society essenzialmente si può considerare molto un collaudo di alcuni elementi che poi, diciamo, Kubo propugnerà molto pesantemente, che farà tornare nella macro saga degli Arrancar. Per me Arrancar va fino alla fine della saga della falsa Karakura, chiaramente, quindi proprio fino alla perdita, mettiamola così, fino alla perdita, noi sappiamo cosa. Ci saranno delle soluzioni di continuità interessanti, soprattutto se consideriamo che ci sono degli elementi narrativi che sembrano essere stati gettati. Qua Kubo ha fatto molti barbatrucchi, cioè sembra aver tirato su degli ami, ma in realtà ne ha gettati a mare molti più di quelli che ne ha tirati su. E per dire, anche la stessa cosa di Kaien, noi la vediamo tornare, la vediamo sviluppare, nonostante pensiamo che in realtà la cosa si sia chiusa lì. E si sviluppa in modi che neanche ci immaginiamo. Quindi, tra l'altro, per me la parte che sta per arrivare è la migliore del manga, sinceramente. Cioè, la saga del Hueco Mundo è veramente la saga, la parte migliore. Il Hueco Mundo è però abbastanza dopo, perché non ci arriviamo subito alla prossima live. Diciamo, allora, la saga del Hueco Mundo per me è la parte migliore. No, veramente, per dire, chi ci segue, Hueco Mundo, prossima live non ci arriviamo. No, ma va dubito fortemente. Per quanto riguarda i miei progetti futuri, seguite le mie avventure su Anime Click, sul mio profilo Instagram, e diciamo che vi vorrei dire di più anche a tema doppiaggio, ma non posso, perché altrimenti vengono a sbattere i contratti di non divulgazione in faccia, multandomi. E infatti, finite, Camilla, però entra su Cristiano, che se no... fammi dire solo una cosa. Sappiate che spero in tempi relativamente brevi di potervi dare aggiornamenti su dei progetti a cui ho partecipato, sto partecipando e devo partecipare. Tutto. Camilla. Io? Ok. Allora, in realtà, diversamente da Cristiano, secondo me con la Soul Society secondo me si chiude uno dei momenti più interessanti di Bleach, per come lui crea più racconti nello stesso momento. Dopodiché si partirà a delle strutture abbastanza lineari che saranno solo per dare più scontri, più fighi, più personaggi, però quella stratificazione di legami che rendevano vivo il mondo della Soul Society, secondo me va a perdersi, ecco, non lo troveremo più, secondo me, con la stessa forza. E questo un po' mi dispiace, perché, come ho già detto più volte, era la parte che mi era interessata di più. Progetti personali, per adesso sto per iniziare un altro lavoro sempre lì, quindi non penso che riuscirò, spero di, appena capisco di che morte devo morire in real life, capisco cosa fare di nuovo qua sui social, ecco, quindi ecco, capace, diciamo che è questo. Capace che ti inviteremo di nuovo per un'altra cosa prima di Bleach, però poi te lo dico. Sì, bene, basta che me lo dici per tempo, grazie. In realtà già la Denis, però. Sì, vabbè, scusa, ho la testa vuota. No, però. Denis, vai tu.
progetti futuri, spero di riuscire a salutare Camilla di persona tra un mese e mezzo. Altri progetti futuri. Oh, che patato. Il patato te lo sei preso tu, Dex. Io l'ho praticamente detto lui, ma c'è stato voto, ok. Perfetto. Sì. Ora. No, diciamo che capitolo bisogna arrivare nella prossima live. Te lo devo ricordare ogni santa volta. Non è questione di ricordare, è questione che... Dennis, intrattieni un attimino con le tue opinioni il pubblico sulla fine della Soul Society, datemi un secondo. La cosa interessante sarebbe stata leggere quella, tipo, quella tesi di laurea sulla cosmogonia zen buddista in Bleach e poi parlarne qui, perché c'è un intero capitolo dedicato allo Gyoku come rappresentazione della pietra magica, che in realtà è presentissima. Però ci sta, è figo, però magari la trattiamo alla fine, perché adesso lo Yu-Gi-Oh! L'abbiamo solo visto. Sai cosa? Secondo me quella roba lì è più, è più realistico parlarne mentre si fa la saga dell'Ecomundo, perché il primo capitolo parla proprio dei mondi buddisti, realizza col parallelismo sui cosi, sui mondi di Bleach. Caso ci regoliamo un po' da dietro. Comunque in tutto ciò... Tu Camilla che parlavi dei rapporti, abbiamo anche glissato sul fatto che a fine saga c'è il flashback di Byakuya piazzato lì per darti la stilettata finale al cuore, praticamente. Sì, beh, c'è anche il momento in cui Matsumoto fa la fidanzata offesa. Anche. Vabbè, sì. No, ma Angelo, che con Byakuya, diciamocelo chiaramente, se non ti dava quel flashback, lui appariva come il che non possiamo nominare qui, terrificante. Posso dire tipo non sono tuo fratello, sono tuo cognato, è un dei plot twist più pallosi della storia. Vabbè, sì. No, vabbè, no. Comunque, per quanto riguarda il pubblico, prossima live arriveremo al capitolo 239. 239, Degno. Quindi siete avvisati per i quattro gatti che ci stanno ancora seguendo a quest'ora, poi avrete notizie più avanti. Ringrazio gli ospiti, abbiamo fatto tardissimo, prossima volta a sto giro cercheremo veramente di farlo alle 9 di sera. 9 e un quarto? Prima, eh? 9, 9 e un quarto. 9, 9 e un quarto. Niente pubblico, grazie per averci seguito, grazie agli ospiti per essere stati qui stasera, non grazie al mio PC che ha crashato una volta e ha fatto ritardare almeno 10 minuti la live. Buonasera a tutti. Vabbè, dai. Ciao. 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 Ciao.